Ora sta iniziando a registrare. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per partecipare a questo webinar. Innanzitutto ringrazio il professor Mariani, insomma, che si è reso disponibile per fare questa seconda giornata, sempre su una tematica di storia, insomma, una tematica un po' nuova forse per chi fa agraria, però come dicevo poco fa il professore, il nostro ordine vuole dare anche un po' una visione diversa, insomma, non solo le cose prettamente tecniche, ma dare anche un po' una formazione a 360 gradi. Oggi parleremo di tre colture molto importanti del nostro bacino del Mediterraneo, che sono proprio grano, vite e olivo. Il professor Mariani, insomma, per chi non lo conosce, è professore presso l'Università degli Studi di Milano, ma ricopre anche il ruolo di direttore del Museo Lombardo di Storia dell'Agricoltura. Lo ringrazio veramente tanto per questa sua, insomma, sua disponibilità. E avviso tutti voi, le persone che stanno partecipando, che non c'è bisogno di scrivere sulla chat il vostro nome, il vostro cognome e perché e che ordine, a quale ordine appartenete, perché il nostro sistema riesce a registrare tutti in automatico, quindi sia quando entrate sia quando uscite. E tutte le persone che sono presenti e che parteciperanno al webinar per almeno, insomma, il 75% del tempo avranno poi crediti formativi in automatico. Crediti formativi che sarà data dalla segreteria dell'Ordine degli Agronomi di Pisa e ci vuole un po' di tempo perché la segretaria è una e di eventi ne abbiamo fatti veramente tanti. Quindi siamo un po' indietro, ci sono state poi recentemente le elezioni per quanto riguarda il rinnovo dell'Ordine di Pisa, appunto il Pisa Luca Massa Carrara. E quindi io smetterò, però, cioè, sicuramente ho terminato il mio ruolo come vicepresidente dell'ordine e come responsabile della formazione deve essere ancora individuato una nuova persona. Comunque, se non io, sarà il nuovo soggetto che porterà avanti questi eventi formativi perché abbiamo preso contatti con altre aziende tecniche, insomma, tipo New Holland, piuttosto che Pellenche, per quanto riguarda gli strumenti della potatura, piuttosto che le macchine agricole ed altre ancora. Quindi ci saranno altri eventi formativi che non so se li seguirò io oppure il mio successore, comunque, insomma, in qualche modo cercheremo di portarli avanti. Vi ringrazio per chi ha seguito tutti questi webinar, mi ha visto, mi ha sopportato, ringrazio tutti voi e niente, detto questo, io lascerei veramente la parola al professore, il quale appunto avrà queste ore di tempo per spiegarci queste importantissime colture e per chi vuol fare delle domande può farlo utilizzando o la chat oppure in fondo c'è, in fondo a destra. Abbiamo DR che sono domande e risposte. Praticamente uno può scrivere lì e avrà le risposte o in diretta da me o dal professore, oppure verranno scritte a seconda di che domande sono. Oppure per chi vuole, a qualcheduno vuole interloquire direttamente con il professor Mariani, può chiedere la parola con la chat. Io alla fine, oppure quando insomma, si ritiene opportuno, gli apro direttamente la comunicazione, può parlare direttamente col professore, porre la domanda, il quesito, insomma, osservazioni o quello che ritiene opportuno. Quindi vi ringrazio ancora tanto, a tutti voi e niente, buon webinar e a lei la parola, professore. Grazie. Tra l'altro ringrazio per l'idea di organizzare qualcosa di legato alle tematiche storiche, perché effettivamente è un aspetto su cui dovremmo avere molta più familiarità, penso. Ecco. Detto questo, il dottor Carbone, che è una persona molto appassionata, ha scelto questo come simbolo, come elemento, diciamo, per l'invito, diciamo, per la locandina, questa Kilix Attica, figure rosse, e in cui sono riportate due delle tre culture di cui andremo a parlare. Ci sono elementi simbolici che ci richiamano alla vite, quindi attraverso, quindi in questo caso è Atena in piedi che serve da bere del vino in un'altra Kilix a Ercole, e Atena ovviamente è la dea legata all'olivo. E tant'è vero che è anche dea della sapienza, tant'è vero che nel simbolo dell'Università degli Studi di Milano, se vedete, c'è Atena. E quindi in una posa simile a quella che vedete qui, l'Atena con i suoi attributi, in questo caso lo vedete molto bene nell'Achilles, che sono l'olivo, la lancia, l'olivo è questo,
il mantello dell'egida con squame di serpente, il gufo e l'elmo, e serve vino Eracleo da una Oinokoi, eccetera. Ecco, questo mi sembra già interessante perché ci vedete i simboli come arrivano fino a noi, anche attraverso, quando meno te l'aspetti, te lo ritrovi, ad esempio, nel simbolo dell'università. Ecco, questo quindi mi sembra quantomeno importante. Adesso, ecco, con. Si rifiuta di. Ecco, adesso va avanti, scusate, avevo provato con i tasti del computer, ma non lo facevo. Dico alcune cose di taglio più metodologico. Ecco. Innanzitutto, ricordo che l'importanza di avere una visione storica per comprendere un fenomeno. La chiave di questo è stata colta da un formatore del XVIII secolo che si chiamava Giambattista Vico, il quale appunto sosteneva che non si può pretendere di capire un fenomeno se non se ne indagano le origini e l'evoluzione del tempo. Ecco, rispetto all'agricoltura, che è un fenomeno che abbraccia alcune decine di migliaia di anni, perché come abbiamo visto la volta scorsa, si parte con l'ignicoltura che viene prima della rivoluzione neolitica, quindi 10.000 anni se parliamo di agricoltura vera e propria. Sulle protoagricolture dobbiamo andare anche più indietro. E quindi ecco, in questo caso è più che mai essenziale porsi in una logica di tipo Vichiano. Ecco. Tra l'altro penso che la visione storica non dovrebbe tanto servire per esercitare il culto delle ceneri. Gli antichi saperi, come erano bravi gli antichi e come siamo scarsi noi, ecco. Ma per riflettere sul passato, per acquisire strumenti, per interpretare il presente e progettare il futuro. È un po' quell'Historia Magistra Vitae, appunto, di Cicerone, diciamo, ma un pochino meno aulico di quando ce l'hanno raccontata le scuole superiori, ecco, per intenderci. E, dopodiché, un'altra cosa che mi piace citare è Marc Bloch, nel suo testo L'Apologia della Storia, Mestiere dello Storico. Che è un testo fenomenale che io ho letto appunto in versione originale un tot di anni fa e che ricordo che Marc Bloch era un antifascista che appunto operava nella resistenza francese e venne arrestato e poi sarà anche fucilato. E prima durante il periodo d'arresto, quindi è incarcerato per circa un anno, scrive questo libro. E lo scrive senza avere a disposizione nessun testo, per cui lo scrive a memoria, riandando alle sue esperienze di storico e scrivendo un testo per il suo nipote, ecco, cercando di dirgli quali sono le cose importanti che deve appunto praticare lo storico. Allora, ecco, ricordo la frase: lo storico, come l'orco delle favole, deve trovare materia per le sue ricerche ovunque fiuti l'odore di carne umana. E poi due altre cose molto importanti che si deducono, desumono dal suo scritto, per lo storico che sono molto importanti per noi, vi sono due imperativi: leggere in modo critico le fonti scritte senza forzature preconcetti, e la dura esigenza dell'erudizione. Bisogna leggere, cioè per fare storia devi innanzitutto avere una capacità di leggere le fonti, ecco, direttamente, non quello che altri dicono sulle fonti, ecco, perché sennò poi diventa una cosa indiretta e a volte finisci per forzare le fonti. L'altra cosa, io non sono uno storico, lo premetto, io sono un agronomo che ha interesse per la storia e che si è trovato in un certo momento della sua vita a essere chiamato da alcuni amici a fare l'operatore per il Museo di Storia dell'Agricoltura che ha sede a Sant'Angelo, di cui adesso sono direttore. Ecco. E da questo poi, quando un amico e collega che si chiama appunto Antonio Saltini, nel 2016, disse: io voglio, non seguo più, non faccio più il corso perché non ce la faccio più, perché era veramente, ti pagano pochissimo. Lui veniva da lontano, quindi aveva sempre le spese del treno, eccetera. Mi dice: guarda, lo fai tu oppure chiudiamo. E a questo punto io ho detto: va bene, lo faccio io. Ero reduce da corsi di agrometeorologia per tanti anni, avevo deciso di non far più, di non insegnare più. Però ho deciso di farlo e quindi da agronomo. Appassionato di storia e quindi però attenzione con un grande vantaggio rispetto agli storici, che se parlo di un erpice io so cosa significa erpice, se parlo d'aratro so cosa significa d'aratro. E allora qui viene il secondo punto di cui parla Bloch: allargare con audacia il campo tradizionale della storia, agronomia, climatologia, economia, etnografia, geografia, botanica, eccetera. Il tutto serve per dare una visione il più possibile completa. E questo giustifica poi la nascita di una scuola molto importante di storiografica, che è l'École des Annales, di cui fa parte, per esempio, uno storico che io stimo moltissimo, che è Emmanuel Le Roy Dury,
che si è occupato anche di paleoclima, di climatologia storica e di cui, che è una materia che io frequento con un certo, con un grosso interesse. Ecco, detto questo, poi ricordo anche le fonti, e qui stranamente è andata il titolo è diventato piccolissimo, ma non vi preoccupate, fonti documentali e tre tipi di fonti. Ricordo che la scrittura è stata inventata da un popolo estremamente creativo, un popolo geniale, a cui dobbiamo tantissimo, quel popolo dei Sumeri, e che è intorno a 5.000 anni fa, viene inventata, e giunge in molte aree del mondo solo migliaia di anni dopo. Pertanto, tra l'altro, ricordiamoci tutti, è una cosa abbastanza nota però, che i conquistatori si sono sempre vantati di distruggere le fonti scritte dei vinti. Pensate ad esempio ai romani rispetto ai cartaginesi che distruggono la biblioteca distruggono i testi, anzi li regalano ai Numidi, ecco, che sono gli alleati, della biblioteca di Cartagine, oppure il rogo della biblioteca d'Alessandria. Ecco. Ecco, allora da questo deriva che non ci si può basare sulle fonti, solo sulle fonti. Occorre lavorare anche su altri aspetti. Ad esempio, l'etnografia dei popoli attuali, che ci dicono qualcosa su come si comportavano i cacciatori e raccoglitori nel passato, per esempio. La paleobotanica, l'archeologia, ovviamente, compresa quella sperimentale, la paleoclimatologia, le fonti pittoriche, eccetera. Ognuna di tali fonti, ivi comprese quelle documentali, ha un livello di incertezza. E di questo ci si deve fare carico, ovviamente. Esempio di fonti documentali, ne cito un paio perché sono, secondo me, molto interessanti per il nostro discorrere. Siamo nel 1788, sapete che nell'89 poi ci sarà la rivoluzione francese. Ecco, un viticoltore che lavorava, che produceva nei dintorni di Meaux, quindi non lontanissimo, credo, da Parigi, scrive. Nel 1780, è un diario quindi, 788 non c'è stato inverno, la primavera non è stata favorevole alle colture, ha fatto freddo, la segole non è stata buona, il grano è stato abbastanza buono, ma il caldo eccessivo ha striminzito i chicchi, così che il raccolto è stato scarso. Il 13 luglio c'è stata un'ondata di grandine che è cominciata dall'altra parte di Parigi, ha attraversato tutta la Francia fino alla Picardia e ha fatto gravi danni. La grandine pesava 8 libbre, ha falciato grano e alberi al suo passaggio, si estendeva sulla scia larga 2 leghe e lunga 50. Invece la vendemmia è stata buonissima, i vini eccellenti, l'uva è stata raccolta a fine settembre, il vino valeva 25 lire dopo la vendemmia, il grano 24 lire dopo il raccolto. Ecco, questa è veramente di grande interesse perché ti consente di contestualizzare, ecco, quello che ha preceduto, l'annata agricola che ha preceduto la rivoluzione francese, che tra le varie cause aveva anche il rincaro dei prezzi dei prodotti agricoli, o comunque dei prodotti alimentari. Poi ce n'è un'altra sulla Toscana e sul Granduca di Toscana, è una citazione fatta da Giovanni Targioni Tozzetti, in cui sostanzialmente l'autore della sintetizzo, sostanzialmente cosa ci dice? Ci dice che il Granduca di Toscana, di fronte alla grave carestia manifestatasi nel 1590 in Toscana, dovuta al fatto che cioè c'era una penuria, diciamo, di generi alimentari, dovuta al fatto che le zone in cui di solito la Toscana si riforniva, cioè sud del Mediterraneo, non avevano prodotto frumento in virtù di questa grande siccità. Allora, in questo caso, il Granduca ragiona sulle cause e si accorge del fatto che quando c'è, utilizza un principio che ancora adesso conosciamo, che è molto efficace. Quando abbiamo anticicloni ben assestati sul Mediterraneo, in genere a nord delle Alpi ci sono le correnti atlantiche che corrono e quindi danno pioggia in abbondanza. Questo è legato a un fenomeno che si chiama la NAO, quindi la North Atlantic Oscillation. Comunque porta questo flusso di correnti atlantiche sul centro-nord Europa. E quindi cosa fa il Granduca? Manda ad Danzica, quindi siamo in Polonia. Un suo corrispondente, in questo caso si chiama Riccardo Riccardi, un commerciante, e lo manda a fare incetta di granaglie e in questo modo risolve il problema alimentare. Capite che questo è interessantissimo perché ci pone di fronte al fatto di una conoscenza anche di tipo meteorologico, di tipo sinottico, che era già presente nel Cinquecento. Ecco, in questo caso la domanda da porsi è: Targioni Tozzetti ha forzato un po' questo tipo di considerazioni, è stato veramente un cronista fedele? Ecco, questa è un po' la domanda che ti poni di fronte a una cosa del genere, che è veramente però di grande interesse. L'archeologia sperimentale, per esempio.
vedere come certi strumenti funzionano e provarli materialmente per capire qual è il loro effetto. In questo caso è un signore che prova con una zappetta neolitica a tagliare un albero. Oppure anche le fonti artistiche, ecco, che ci possono portare aspetti molto interessanti. Esempio, questo che è sono gli affreschi della villa Farnesina a Roma, di Giovanni da Udine, e questi affreschi riportano già le piante del Nuovo Mondo. Sono affreschi fatti nel 1517. Si vedono i fagioli, si vedono, che qui non si vedono perché la qualità è molto scarsa, ma comunque ci sono, e si vedono anche le zucche, per esempio. Questo capite che ci può aiutare a dire qualcosa. Oppure questa triade, frumento, olivo e vedete la raccolta dell'olivo, vedete una raccolta di spighe, diciamo così. Ma molto, è chiaro, chiaramente la chiave in questo caso è molto simbolica, oppure in questo caso appunto dei tralci di vita. E ecco, sull'approccio interdisciplinare, io ho diversi esempi di autori che hanno sempre avuto questa grande sensibilità, e ve li segnalo perché sono esempi a cui potete attingere per effettivamente cercare di sviluppare questo tipo di capacità, diciamo, interdisciplinari. Il primo che vi segnalo è il Carlo Maria Cipolla, M non so mai cosa significa, ma credo Maria. È il grande storico economico dell'Università di Pavia, che scrive questa storia economica dell'Europa preindustriale, edita dal Mulino, e che ha una ricchezza veramente entusiasmante, ecco, di riferimenti ai diversi settori, da quello agricolo a quello industriale e così via. Quello commerciale, e veramente aiuta a ragionare. L'altro testo che vi segnalo è Luca e Francesco Cavalli Sforza, Chi siamo? La storia della diversità umana. Anche il Cavalli Sforza, appunto, che è deceduto qualche anno fa, esprime questo tipo col figlio, no? Adesso, in questo caso Francesco il figlio e Luca Luigi Cavalli Sforza il padre, se non erro, se non vorrei sbagliare con i nomi. È un grandissimo genetista e che però ha interessi anche di tipo archeologico, ma anche di tipo linguistico, e utilizza questi elementi per descrivere le migrazioni umane, utilizzando quindi anche un approccio di tipo genetico, ma non solo genetico, e coinvolgendo quindi anche altri esperti di altre discipline, il che è veramente molto molto interessante. Un altro tipo di approccio interdisciplinare che segnalo è quello di Jared Diamond, Armi, Acciaio, Malattie, che appunto utilizza argomenti interdisciplinari per descrivere la progressiva affermazione del mondo occidentale, del mondo, diciamo, europeo sul resto del mondo, quindi l'imperialismo supportato da una serie di fattori che sono legati, qui parla di armi, acciaio e malattie, in realtà, parla anche di culture agrarie, di animali, domestici. E quindi fa un discorso veramente molto ampio sul perché l'Europa a un certo punto si trova a dominare il mondo con tutta una serie di effetti legati a questo tipo di fattori che la mettono in posizione, diciamo, di vantaggio, senza esprimere giudizi adesso in termini anche morali, perché chiaramente dietro ci sono tante sofferenze imposte ad altri, e quindi a questo punto non è mia intenzione qui adesso, ma poi non è neanche intenzione di Diamond questo. Però ecco il fatto delle malattie a cui gli europei si erano abituati perché a contatto con gli animali domestici portatori di queste malattie da millenni, e che portate in altri paesi diventavano invece dei fattori mortali con mortalità incredibili, questo è stato un fattore veramente eclatante, ecco, di questa espansione occidentale. Le malattie, per intenderci, morbillo, vaiolo vaccino, vaiolo, eccetera. E poi ancora l'ultimo che ricordo con grandissimo affetto, l'ho letto tanti anni fa, e però ho trovato veramente grandissimo piacere nel leggerlo, è questo di Lelia Cracco-Ruggini. Lelia Cracco-Ruggini è una storica di grandissima levatura. Ha scritto questo testo, Economia Società nell'Italia Annonaria, in cui descrive la sicurezza alimentare gestita nell'epoca di decadenza, della decadenza dell'impero romano e dei regni, diciamo, successivi. Ecco. Quindi parliamo fino all'invasione longobarda. E utilizzando una serie di fonti estremamente, estremamente interessante, estremamente variata,
e purtroppo Lelia Cracoruggini è morta qualche mese fa, e quindi con questo ricordo anche questa signora che io non ho mai conosciuto personalmente, ma che è veramente di una levatura estremamente grande. E con questo iniziamo a ragionare di Mediterraneo come teatro di questa vicenda che vede queste tre culture diventare le grandi commodities dell'antichità. E a questo punto Mediterraneo, ricordo che Mediterraneo è il centro del mondo nel mondo antico, e l'ecumene di Erodoto di Alicarnasso nel V secolo era questo, quindi vedeva l'Europa, vedeva praticamente il Nilo che si espandeva nel Nord Africa, che si estendeva con le sue sorgenti, diciamo, nei monti dell'Atlante. E poi in realtà sappiamo che non è così, vediamo qui la zona, diciamo, della Mesopotamia, l'India, e qualcosa oltre il Mar Caspio. Ecco, questo era tutto quello che si poteva immaginare allora come mondo, era il mondo conosciuto, per intenderci. È un ambiente mediterraneo fortemente antropizzato. L'antropizzazione, io con questo faccio riferimento a un testo che non ho citato in questa, e me ne scuso, che è il testo di un grande archeologo, che è Cyprian Brudbank, Il Mediterraneo. Le edizioni Einaudi hanno fatto la traduzione in italiano di questo testo, si intitola Il Mediterraneo, dalla preistoria alla nascita del mondo classico. La traduzione non è completamente soddisfacente per quanto mi riguarda. Io l'ho regalata anche a alcuni amici, poi, prima ancora di leggerlo tutto, e poi alla fine leggendolo mi sono segnato tutte le parti che non andavano bene, mi sono un pochino rattristato, perché dico, si poteva fare meglio, e poi soprattutto si poteva mettere un indice analitico, perché senza indice analitico cercare le cose che hai letto diventa impossibile, trattandosi di un testo di 640 pagine. Comunque questo testo è bellissimo, è di una ricchezza veramente sconvolgente. Allora, questo Mediterraneo, molte cose le ho tratte, diciamo, da questo testo qua. Il Mediterraneo, Cyprian Brudbank. Un ambiente fortemente antropizzato. L'antropizzazione si manifesta fin da tempi molto remoti, attraverso l'uso del fuoco, pensate. Ho parlato la volta precedente, quando abbiamo parlato degli agronomi, ho parlato dell'ignicoltura. Ignicoltura significa disboscare, quindi significa favorire alcune specie, tipo i cereali, che sono delle pirofite, attraverso l'uso del fuoco, quindi incendiando le praterie, oppure anche disboscare, quindi per creare delle radure in cui fare agricoltura. E però l'uso del fuoco è stato veramente un potente fattore di modifica del territorio, come abbiamo avuto anche potenti processi erosivi stimolati dal disboscamento, che era fatto col fuoco, diciamo. Esempio, cito il fatto che i sedimenti del Delta del Po, qui sono altri lavori, in questo caso che ho utilizzato, sono in gran parte deposti già nell'età del bronzo, quindi da noi il disboscamento è molto precoce. E poi pensate anche all'iperpascolamento con ovi caprini. Se andate a prendere il poema Gilgamesh, si parla del diluvio, certamente, ma viene da pensare, ma si parla anche del disboscamento, si parla del taglio di una foresta. Gilgamesh è il più antico poema della nostra cultura, quindi è un poema che nasce in ambito sumerico, parliamo del quarto millennio a.C. Ecco. Quindi ecco, in questo caso vedete che il potente effetto, diciamo, erosivo che agisce, diciamo, nei nostri ambienti. Ricordo tra gli fattori di antropizzazione che la scomparsa dei nostri parenti più prossimi, Neanderthal, la scomparsa della macrofauna, adesso diremo alcune parole in più su questi aspetti, macrofauna adattata agli ambienti freddi, per i glaciali, e che aveva prosperato nella glaciazione di Burma, ricordo il rinoceronte lanuto, l'orso delle caverne, il pinguino mediterraneo, oppure la scomparsa della macrofauna che si era creata come frutto di isolamento riproduttivo sulle isole, elefanti nani, ippopotami che avevamo presenti nel Mediterraneo, oppure la scomparsa di flora, come il silfio, per esempio, che è un'ombrellifera con proprietà medicinali ed alimentari, e che fu per secoli oggetto di raccolta spontanea nella colonia greca di Cirene, in Nord Africa, e che scompare probabilmente per un ipersfruttamento. Qui vediamo alcune immagini. Questa è la paleofauna di Malta, proprio tratta da Brudbank. Vedete appunto questi elefanti nani. Il nanismo, nel caso dell'elefante, è molto diffuso. Ad esempio, gli ultimi, scusate, mammut, sono stati ritrovati dall'isola di Wrangel. Gli ultimi sono scomparsi 4.500 anni fa, se non erro. Quindi molto vicino a noi, e però erano ridotti proprio animali molto piccoli, molto proprio per questo effetto di riduzione del taglio.
Invece su alcuni altri animali la cosa si traduce in aumento della taglia, come nel caso del cigno in questo caso. In Neanderthal non sfugga il fatto che i Neanderthal non sono una specie tipica degli ambiti di tundra, nel senso che i primi Neanderthal sono stati scoperti sappiamo, appunto, Neanderthal è una località, diciamo, nord delle Alpi in Germania, se ben ricordo. Però bisogna ricordare, lo ricorda Brudbank, proprio Brudbank, che il primo cranio di Neanderthal in realtà era stato scoperto a Gibilterra e nessuno però aveva avuto dato divulgazione a questa notizia. Per cui i primi a comunicare a livello internazionale la cosa furono i tedeschi quando scoprirono questi reperti e quindi si pensò a un essere vivente molto vicino agli umani che però era adattato a ambienti molto freddi. In realtà i Neanderthal durante le fasi più fredde si spostavano sul Mediterraneo e lì prosperarono a Gibilterra. Su Monte Carmelo, per esempio, in Israele, quindi c'era una popolazione di Neanderthal tra 60 e 48 mila anni fa, come anche la grotta delle Fiumane, per esempio, sui Monti Lessini in Veneto, dove c'erano Neanderthal da 60 mila fino a 34-36 mila anni fa, quando arriva il Sapiens, ecco che poi i primi Sapiens si trovano, italiani si trovano proprio alle Fiumane, appunto, nella zona dei Monti Lessini. E poi anche il Silfio, ecco questa specie di cui si parla e che però appunto di cui non abbiamo tracce, che è un'ombrellifera sicuramente che aveva dei poteri, era ritenuta ricca di poteri particolari, ecco, sia come pianta aromatica sia come piante medicinali. E che quindi in questo caso qui vediamo un vaso che riporta il re di Cirene, o comunque il sovrano di Cirene, che diciamo pesa il Sirfio, che era la merce evidentemente di scambio più importante che aveva la sua colonia. E a questo punto l'altro aspetto su cui vi invito a riflettere è il clima mediterraneo, che è un clima del tutto particolare che noi siamo in grado di ritrovare su una carta che è la carta la carta del mondo, diciamo, di Köppen e Geiger. Köppen è stato il più grande climatologo del XX secolo, muore nel 1936. E il suo contributo alla climatologia globale è questa classificazione, secondo me, è il contributo più importante, ma ne ha dati tantissimi. E questa climatologia globale è stata fatta con la collaborazione di Geiger, che invece è il fondatore della micrometeorologia. Questa climatologia globale individua i climi mediterranei attraverso una tassonomia che dice: è mediterraneo un clima in cui le precipitazioni del semestre invernale sono più del 70% del totale annuale. Semestre invernale 1 ottobre 31 marzo. In questo caso, allora, i climi mediterranei che poi sono individuati da Köppen come climi CS, C come clima mesotermo, S come clima, per intenderci, siccità estiva, con siccità estiva. Sono questi verdi. Le zone verdi le vedete qui sul Mediterraneo, verdi chiari, diciamo così. Qui le vedete in California, soprattutto qui. Qui le trovate in qualcosa in Sud America, qualcosa in Sudafrica e qualcosa in Australia. Sono i climi adatti anche, per esempio, alla viticoltura. In questo caso, ricordo che rispetto alla Cliade mediterranea, quindi olivo, vite e frumento, il clima mediterraneo diciamo, ha queste tre culture come tra le culture dominanti, certamente, ed ha una distribuzione territoriale di queste culture molto specifica, nel senso che il frumento di solito lo troviamo in genere presente nei fondivalle, quindi che ospitano anche cereali, quindi sia cereali vernili che anche culture estive, girasole, mais, pomodoro, eccetera. La pedecollina è la collina più bassa dedicata in genere alla viticoltura e la collina media, ma anche certamente in qualche caso anche cereali, però di solito aspetta la viticoltura, e la collina media per l'olivo. Questo è legato proprio al rischio climatico di basse temperature, che appunto i fondivalle tendono a essere più esposti alle gelate e quindi hanno un rischio climatico più forte che quindi tende ad escludere la posa, diciamo, la coltivazione della vite, tantomeno quella dell'olivo. Che ricordo che la vite ha una temperatura critica minima intorno ai meno 15, meno 18, in pieno riposo vegetativo, l'olivo è intorno ai meno 10.
E a questo punto diciamo qualcosa sul clima dell'Olocene, perché in questo ambito dobbiamo ragionare poi di domesticazione di queste tre grandi colture. E in questo caso ricordo che rispetto alla domesticazione è molto importante questo diagramma mostra sostanzialmente il clima dell'Olocene nell'areale mediterraneo. Abbiamo le temperature espresse in gradi centigradi, diciamo tenendo conto delle temperature, zero potrebbe essere la temperatura media del XX secolo. E abbiamo in sostanza l'andamento che ci mostra questi sono gli anni da oggi. Questo è l'andamento delle precipitazioni, espresse come periodi siccitosi, periodi piovosi e periodi intermedi, diciamo molto ricchi di piogge, molto poveri di piogge. In questo caso abbiamo che, vedete, siamo alla fine, il tardo glaciale è segnato da siccità. E dalla tendenza all'uscita con aumento delle temperature, si chiama oscillazione di Hallerod, e poi una ricaduta rapida fino a valori molto bassi che si raggiungono nella cosiddetta appunto Dries recente. Il Dries recente è anche la fase in cui avviene la domesticazione del frumento. Ne parleremo appunto più avanti. Poi abbiamo per la prima volta intorno, tra l'altro 8200 anni fa. Non è indicato qui, ma c'è un picco freddo ancora, che è l'ultima, è una lingua. È, diciamo, è un periodo freddo molto limitato, 8200 anni fa, ve lo segnalo, e poi perché non è indicato su questo diagramma che l'ho prodotto io a mano, tendenzialmente. Quindi questo è frutto di una mia elaborazione. Poi abbiamo una prima fase calda, poi una ricaduta intorno a 7500 anni fa, e poi il grande optimum tra 7500 e 4500, che si chiude, diciamo, nella fase finale con una grande siccità, intorno ai 4200, ecco, anni fa, qui c'è qualche piccola differenza, ma siamo intorno ai 4200. E dopodiché incominciano oscillazioni più blande. Tra queste abbiamo il, ricordo, la, il l'ottimo miceneo, il deterioramento dell'età del ferro, il 2000 anni fa l'optimum romano, poi il deterioramento dell'alto medioevo, deterioramento intendo fasi più fredde, mentre optimum sono fasi tendenzialmente calde. Perché è più favorevole alle civiltà in genere. Poi abbiamo l'ottimo medievale, la piccola era glaciale e la fase di riscaldamento attuale. Questa è come ce lo descrivono invece alcuni prelievi fatti di ossigeno 18 da plancton, da foraminiferi planctonici, sono dei gusci di foraminiferi, Golfo di Taranto. Qui vedete appunto l'ottimo romano, ancora l'ottimo medievale. E la piccola era glaciale. Ricordo anche che una delle caratteristiche del clima mediterraneo è l'enorme variabilità interannuale. La vediamo da questa ricostruzione: questa è un'anomalia termica media ricavata diciamo così, da un lavoro che è stato pubblicato su una rivista internazionale che è la Stoughton, Science of the Total Environment, da me e da Franco Zavatti nel 2017. E mostra questa l'anomalia rispetto a uno zero, che è la temperatura media del 1961-90, e vedete annate calde alternarsi ad annate gelide, per esempio nel 1740. Guardate, qui abbiamo avuto un 30-40 anni di clima relativamente mite, al di sopra della media 61-90 sostanzialmente, poi un picco freddo a meno 2 gradi 50. È chiaro che in questo caso gli effetti sulle popolazioni sono stati enormi. Però adesso esulo dall'intervento di oggi, ma ci sarebbe da ragionare molto sulla mortalità in Francia nel 1740 piuttosto che quella nel 1693-95, che in questo si colloca qui. Questa variabilità è dovuta agli afflussi di masse d'aria con caratteristiche diverse. E poi ci sono anche delle ciclicità pluriennali con cicli che hanno diciamo un periodo intorno ai 60 anni circa, che sono legati invece alla temperatura dell'Oceano Atlantico. Si chiama, l'abbiamo citata prima, è la NAO, la North Atlantic Oscillation, che, scusate, no, non ci siamo, è l'AMO, è la Atlantic Multi-Decadal Oscillation, che vede le temperature dell'Atlantico alternare 30 anni caldi e 30 anni freddi, più o meno. Ecco. E a questo punto veniamo a olive, vite, frumento, domesticazione e migrazione verso ovest. L'argomento è molto ampio, mi rendo conto, e io cercherò di. Avevamo dato come tempi fino intorno al 19,
Quindi io cercherò di occuparlo questo tempo in modo abbastanza continuo, anche per spezzare la monotonia di una cosa abbastanza, diciamo, magari che può diventare monotona. Se c'è qualche domanda, chiedo a Marco Carbone appunto anche di segnalarmela, mi Sì, raccomando. se ci sono domande gliele pongo, le leggo oppure Ecco, faccio intervenire direttamente le oppure persone se facciamo anche vogliono intervenire le prendere. persone anche, ecco, così almeno facciamo una cosa un pochino più dialogata, ecco, Sì. Ora, il se... webinar noi abbiamo dato indicativamente fino alle 19, però Ecco, ovviamente si sì. può sforare anche di No, qualche no, minuto, dipende dalle sono, persone, no, l'interesse che hanno e quanto si vogliono no, fermare, no, perché comunque diciamo no, non è però che io si no, chiude in non voglio, automatico il programma, si può no, andare avanti. donna, ma non voglio andare oltre il 19 perché non voglio abusare della pazienza e poi anche perché so che poi la curva d'attenzione cala, quindi ecco, non è mia intenzione. Cercherò di essere il più possibile vario, però se intervenite anche voi come pubblico, io sono contento, ecco, non mi offendo, quindi... Grazie. Va bene, ok. Allora, detto questo, prima di tutto premessa sul significato di domesticazione. Allora, innanzitutto, la domesticazione non è, innanzitutto riguarda piante e animali, cosa che molte persone, diciamo, non capiscono, cioè, ma non capiscono perché è giusto che sia così, perché non è una cosa che noi agronomi trasferiamo molto facilmente. Ma io vedo quando faccio visita al museo, seguo le visite, nel senso che guido i gruppi che visitano il museo, è successo anche domenica scorsa, mi trovo di fronte al fatto che le persone si aspettano domesticazione per gli animali e non per i vegetali. Ecco, allora, la domesticazione dei vegetali cosa significa? Cosa ha significato? Non solo semina o impianto intenzionale, ma anche, o moltiplicazione vegetativa, diciamo così, intenzionale, ma anche profonde modifiche nella genetica, che hanno alcuni scopi molto importanti per quanto riguarda il nostro interesse, l'interesse come esseri umani. E allora, facilità di raccolta. Esempio, cereali a paglia senza arachide fragile. Ecco, vi immaginate i nostri antenati paleolitici, sì, dediti a catta e raccolta, o i primi neolitici che raccoglievano il frumento seminato, che prendevano il mannello, che diciamo con la mano si prende e con la falcetto, diciamo, neolitico si chiama così, con scaglie d'ossidiana, tagliavano questo frumento e tutte le spighette cadevano a terra, mannaggia. Era una cosa veramente tremenda. Ti cadevano le braccia, perché giustamente il frumento è arachide fragile. Cosa vuol dire? L'asse della spiga si spezza. Ma questo è funzionale al frumento, perché il frumento vuole sfuggire ai predatori. Scusate, agli uccelli, per esempio, ai topi, eccetera, e quindi tende a infilare le spighette all'interno delle crepe che si hanno nel suolo quando l'aridità estiva precede la maturazione. Allora a questo punto si creano crepacciature nel suolo e il frumento si infila cadendo. Ecco che allora il rachide persistente non è favorevole alla moltiplicazione del frumento. Per lui è una sfortuna terribile, per noi è una fortuna incredibile. Allora, la domesticazione ha significato selezionare piante che avevano il rachide non fragile, il rachide che non faceva spezzare, non si spezzava e quindi, no, quindi quando tu raccoglievi non ti cadeva tutto a terra. Ancora, semi nudi. Sappiamo che i semi vestiti sono quelli in cui gli involucri, glume oppure glumelle, nel caso del riso, per esempio, scusate, glumelle, ecco, di solito, ma anche nel caso dei cereali a paglia. Cereali vermini, in modo proteggono e stringono in modo molto, molto forte le cariossidi, volgarmente semi. Allora, in questo caso, è chiaro che per togliere queste glumelle, diciamo che sono persistenti, si tratta di battere a questo punto questo frumento con un po' come si fa col riso. A questo punto, la ricerca di frumenti nudi, che avessero la granella che usciva senza dover per forza battere con le pile, pilare, ecco come si dice il termine corretto, le pile che si usano ancora oggi per il riso, con cereale vestito, come vestito di solito anche l'orzo. Ecco che qui la selezione porta a questo. Allora, i nostri antenati, totalmente ignoranti di genetica, però vedevano queste piante, di cui alcune avevano semi, nudi, a questo punto selezionavano, prendevano questi granelli e li seminavano. Trovavano piante che avevano il rachide non fragile, prendevano i granelli e li seminavano. Guarda caso, i frumenti sono piante autogame. Piante autogame sono quelle che si autoimpollinano e quindi geneticamente sono predisposte al fatto che mantengono i caratteri anche nelle generazioni successive, i caratteri che hanno acquisito. E quindi a questo punto i nostri progenitori si trovano di fronte a piante
nuove, piante con semi più grandi. E in questo caso andarono a selezionare frumenti che avevano 28-42 cromosomi, mentre il selvatico ne aveva 14. Abbiamo creato dei mostri da un punto di vista genetico, che però hanno il grande vantaggio di avere semi più grandi, e 28 è il grano duro, 42, e che tra l'altro sono frutto di incroci con altre graminacee di altre genere Aegilops. Quindi veramente roba che oggi sarebbe qualificata come OGM, insomma. Ecco. Piante prive di sostanze tossiche o amare, penso alla melanzana, melanzana forse deriva da mela insana, perché aveva queste sostanze amare che venivano estratte fino ad alcune generazioni fa, mettendole a bagno in acqua e poi mettendole, pressandole per estrarle. O anche i lupini, per esempio. Le varietà attuali sono prive di queste sostanze amare. Oppure piante monoiche anziché dioiche, quindi fiori maschili e femminili sulla stessa pianta, vite. Piante con frutti più grandi, la vite e l'olivo. Ecco, tutto questo è frutto, in molti casi, di processi non guidati da una conoscenza della genetica, ma semplicemente osservazione da parte di persone, spesso erano donne, perché le donne erano più vicine a questo tipo di processi produttivi. E quindi i nostri antenati, ecco, che hanno fatto questi processi, noi non lo sapremo mai, ma possiamo ipotizzare che siano state donne. E questo appunto la rivoluzione neolitica, che fa partire questo processo di domesticazione appena dopo la fine dell'ultima glaciazione. E abbiamo forse la volta passata parlato del perché proprio allora, perché in tutto il mondo ci si mette a coltivare intorno a 10-12 mila anni fa. C'è il fatto delle temperature più basse durante il Trias recente che possono spiegare la domesticazione del frumento nella mezzaluna fertile, ma in zone subsahariane questa cosa non vale, e non vale anche in altre aree, non so, per il riso. In questo caso si può pensare invece all'aumento della CO2, che essendo raddoppiata nel giro di praticamente passa da 180 a 280 parti per milione, ecco, non raddoppia, ma aumenta considerevolmente, porta a un vantaggio produttivo considerevole. Quindi questo stimola una crescita di produttività che stimola anche la coltivazione. Questa è un'ipotesi formulata appunto da colleghi americani negli anni 90. Ecco, il Mediterraneo centro-occidentale rispetto alla domesticazione, come si colloca? L'Italia come si colloca rispetto a questi processi di domesticazione? Ecco, pochissime culture vengono domesticate nel Mediterraneo centro-occidentale, Italia inclusa. Ciò vale anche per frumento, vite e olivo. Cioè il Mediterraneo centro-occidentale riceve, e riceve per millenni. È l'Oriente che genera innovazione, il Mediterraneo centro-occidentale riceve questa innovazione. In questo caso conosciamo poco, ma sicuramente un ruolo importante l'ha avuto Cartagine. Perché erede della cultura agronomica dei Cananei, di cui non parlerò in questa sede, ma che hanno avuto una cultura agronomica potentissima, e che i Cananei sono sostanzialmente i Fenici, e che sono poi i popoli con cui si confronta Israele quando arriva la terra promessa. I popoli che, per intenderci, adorano i Baal, che sono le divinità dell'agricoltura. Ecco, in questo processo probabilmente Cartagine, come ponte tra l'Oriente e l'Occidente, tra l'Est e l'Ovest del bacino, ha un ruolo importante che però conosciamo molto poco. È tanto forte, tra l'altro, l'idea che il nuovo arrivo da Est, che il mais viene subito chiamato Gran Turco. Ecco, nonostante arrivasse dall'America, i nostri antenati nel 500 pensarono che arrivasse appunto da Est, attraverso i turchi, quindi, che erano i mediatori culturali rispetto a quello che arrivava dall'estremo oriente. Mediterraneo centro-occidentale, quindi, ecco, non trascuriamolo, ed è anche uno dei motivi fondanti del nostro museo, che si chiama Lombardo, in quanto all'inizio ebbe un grosso sostegno dalla neonata regione Lombardia, e quindi si sentì in dovere di mettere questo appellativo lombardo, ma che i nostri fondatori, tra l'altro, diciamo, che erano molto legati alla Toscana, tra l'altro, appunto Elio Baldacci, per esempio, che è stato uno dei fondatori, che è stato un illustre fitopatologo e che era nativo di Volterra. E allora questi nostri fondatori del museo hanno creato un museo che racconta la storia dell'agricoltura nel suo complesso, quindi ci parla di questo debito dell'Occidente verso l'Oriente. Quindi, però, certo, l'Occidente ha avuto, Occidente inteso come Mediterraneo occidentale, scusate, in questo caso, ha avuto il merito
di aver inserito le nuove culture in sistemi culturali efficaci e efficienti in termini di resa e qualità. E tra l'altro l'introduzione delle nuove culture, questo non vale per le tre culture, frumento, vite e olivo, ma per altre, pensate alla patata al pomodoro, non è indolore. Ci mettono secoli per essere accettate, ecco, dalle popolazioni. Erano solanacee, tra l'altro, queste, e la gente diffidava delle solanacee, faceva bene, perché le solanacee sapete bene che al loro interno erano una specie estremamente tossica. Anche l'areale dei progenitori selvatici, quindi. Cereali selvatici, frumento e orzo erano presenti nella parte orientale del bacino e per lungo tempo furono oggetto di raccolta e consumo, anche a seguito di panificazione, le cui prime tracce datano a 14.000 anni fa, poi adesso ne parleremo. Vite selvatica è presente in tutto il bacino ed è molto probabile che il consumo e forse anche la trasformazione in vino abbia preceduto anche di molto la domesticazione. Anche di questo faremo qualche approfondimento. L'olivo selvatico è presente nella parte meridionale del bacino, scusate, parte meridionale del bacino come selvatico. Non ha elementi fino, per intenderci, a sud Italia, parte meridionale mi riferisco anche all'Italia meridionale, ecco, alla Sardegna, alla Grecia, cioè, e all'Anatolia e alla Spagna. L'uso alimentare ecco, non ho elementi. Qui c'è un errore mio, nel senso che qualche elemento ce l'ho, nel senso che c'è un lavoro proprio nel 2021 che ho proprio consultato proprio nel pomeriggio, che ci dice che forse l'uso alimentare precede la domesticazione. Adesso poi vi farò vedere qualcosa in più su questo argomento. E a questo punto parliamo di domesticazione dell'olivo, appunto. Olea europea, sottospecie europea, varietà europea. Ecco, questa è l'areale del selvatico. Wild è questa zona più scura, è grigio scura, e la grigio chiara invece è l'olivo domestico. Ovviamente non si considerano alcune zone, alcuni areali, tipo quello della lacustre, per esempio, che qui non è indicato, nostro, dei grandi laghi prealpini, ma grosso modo ecco l'areale è questo qua. Vedete che l'espansione verso nord è legata a processi di adattamento che sono legati poi alla domesticazione e alla selezione di varietà adeguate anche ai climi più freddi. Comunque l'olivo, certo l'olivo silvestris, diciamo il selvatico, olivastro, diciamo, è presente appunto nella zona meridionale ed è sovrapposto all'olivo domestico, il che ci porta a pensare anche a continui processi, diciamo, di scambio anche di materiale genetico con appunto e quindi anche processo di creazione di nuove varietà. Cosa possiamo dire sulla domesticazione dell'olivo? Io cito qui un lavoro di Cadari e Albaccari del 2018, Primary Selection, Secondary Diversification. Diciamo qual è il succo di questo lavoro? Come premessa a livello di bibliografia, loro segnalano che il centro di domesticazione primaria dell'olivo selvatico è probabilmente in Medio Oriente, dove la domesticazione avrebbe avuto luogo intorno a 8.000 anni fa. Rimane tuttavia aperta la questione se l'olivo coltivato derivi da un singolo evento di domesticazione seguito da eventi di domesticazione secondaria, quindi per incrocio, diciamo, con il selvatico, o se sia stato il risultato di più eventi di domesticazione indipendenti. Ecco, gli autori analizzano a questo punto un campione di 35 popolazioni selvatiche, 3.722 individui e 410 cultivar provenienti da tutto il bacino, utilizzando una serie di tecniche, diciamo, di tipo genetico che io conosco molto superficialmente perché non sono un genetista, lo confesso, ecco, tenetene conto di questo mio limite, uno dei tanti miei limiti. Ricavano gli autori che si sarebbe trattato di un singolo evento di domesticazione primaria nella parte orientale del bacino, con diffusione dei primi olivi domestici e successivi eventi di diversificazione secondaria. A questo punto c'è questo lavoro che è disponibile, diciamo, in rete. Credo gratuitamente, mi pare, almeno così spero. Ecco, l'ho scaricato un po' di giorni fa, non mi ricordo più se l'ho scaricato dal sito universitario o direttamente da rete. Se ci fossero difficoltà, veramente chiedetemelo, ve lo invito, non ditelo in giro, ma ve lo invio volentieri. Questo lavoro è stato fatto attraverso scavi archeologici in due siti. Situati nella parte nord-ovest di Israele e in siti oggi inondati dal mare Mediterraneo. E loro evidenziano, gli autori, trovano tracce di produzione di olio d'oliva in un sito che si chiama Kfar Samir, datato 7.000 anni fa, e poi produzione di olive da tavola in un altro sito,
Isolay Carmel, datato a 6.500 anni fa. E qui il processo di produzione era, secondo gli autori, probabilmente facilitato dall'acqua di mare che serviva per, diciamo, come si dice, depurare dalle sostanze amare che è presente l'olivo, anche il sale, utilizzata per la, come si chiama, oddio, salamoia, ecco, per delle salamoie necessarie per trattare i frutti e renderli quindi commestibili. Tra l'altro, ecco, la cosa che dicono gli autori, che è interessante dal punto di vista nostro, perché è una domanda che io mi pongo e non ho una risposta, è se l'olivo sia stato consumato prima di essere stato domesticato, perché di solito succede questo. E loro rispondono così, dicono che la morfologia dei noccioli, confrontata con quelli delle cultivar moderne, fa intendere che si tratti di olivi selvatici. Ma la cosa, dicono anche, non è affatto certa. Ecco, questa è un po' la cosa che resta quindi aperta la domanda, però certamente loro propendono per l'idea che siamo ancora di fronte all'olivo selvatico. E altri spunti di riflessione al riguardo, è tutt'oggi, questo lo trago da un altro lavoro che è Besnard 2018, è tutt'oggi difficile distinguere geneticamente fra selvatico e domestico in selvatichito, anche con i metodi più moderni di analisi genetica e fenotipica. Cioè, ci sono difficoltà, ecco, per interpretare, scusate, alcuni. Appunto, il significato, diciamo, di alcune piante. Inoltre, l'altra questione sulla diffusione dell'olivo domestico da parte dell'uomo ha molto contribuito l'uso plurimo di tale cultura, perché questa cultura non si usa solo come alimento, olive e olio, olive più o meno trattate e lavorate, con tantissimi metodi, una quantità di metodi veramente enorme, ma anche come combustibile. Pensate all'olio lampante, certamente potete usarlo anche come residui di potatura, l'olio lampante è un bene importante, perché è effettivamente usato fin dall'antichità, oppure per le lampade. Quindi. E poi come legname da opera, ricordo molte volte nella Bibbia si parla di olivo usato come legname da opera, ma anche il letto, se non erro, di cui si parla nell'Odissea, il letto di Ulisse è fatto con addirittura scavato in un tronco d'olivo, quindi ancora con le radici, ancora radicato. E poi come alimento per il bestiame. Quindi tutto questo fa sì che la diffusione sia stata quindi favorita. Veniamo poi alla domesticazione della vite. Qui anche alcune cose, diciamo, più vicine alla mia esperienza personale, perché mi sono trovato a operare con il gruppo che ha lavorato appunto in Georgia, interessandosi del primo vino, diciamo, ha prodotto anche il vino attualmente considerato il più antico, diciamo, prodotto a livello mondiale, che è stato prodotto appunto in Georgia, quindi a est del Mar Nero, a Colchide per intenderci, c'è questa fascia qua. Qui vediamo la presenza di Vitis vinifera silvestris, vediamo una carta tratta da Zoeri e Ibut, 1991, vedete la distribuzione, diciamo, di questa cultura, c'è qualcosa anche nella Val del Reno, a questo punto. E per il resto è tutta circummediterranea, diciamo così, e arriva fino alla zona subcaucasica. Quindi possiamo immaginare che il Caucaso, la zona sud delle Alpi e anche la zona sud dei Pirenei, sud-ovest dei Pirenei, diciamo così, siano state zone rifugio durante l'ultima glaciazione, in cui la vite si è salvata, e quindi possiamo anche immaginare che in queste zone siano venute a contatto con la vite i nostri progenitori. Tutte cose che immaginiamo, eh. Le tracce sono totalmente assenti, sono ipotesi, ecco, di lavoro ancora al momento. Il primo vino. Allora, un signore che si chiama McGovern, che è un biochimico con molta passione anche per tematiche di tipo antropologico, etnografico, che lavora per il museo della Pennsylvania University, e nel 1990, intorno ai primi anni 90, si trova di fronte a delle giare, frutto di scavi archeologici eseguiti in uno dei tanti tepe che stanno sui monti Zagros. Tepe, ho capito che, o tepe, non so come si pronunci, no, scusatemi, non conosco, ecco, la lingua, diciamo, da cui deriva, che credo sia turco, ma non ne sono del tutto sicuro. Sta per collinetta con reperti archeologici, spesso con reperti archeologici. Questi tepe, sostanzialmente, queste giare che erano. Contenevano grosso modo 9 litri di liquido all'interno. Questa è una di queste giare. C'erano le giare e c'erano dei tappi in terracotta. Le giare contenevano un residuo giallastro che era stato interpretato dagli archeologi come residuo di latte,
potevano, secondo loro, essere giare perché avevano contenuto latticini. A questo punto McGovern fa dell'analisi e trova tracce di acido tartarico, credo anche di acido malico, e di resina terebinto, pistacea terebintus, che secondo Plinio era un'essenza usata per resinare i vini. Sapete che i vini resinati nell'antichità erano molto usati sia per togliere i cattivi sapori sia per aumentare la conservazione. E Plinio fa tutto un elenco di sostanze usate per resinare i vini, comprese le conifere, ancora oggi usate in Grecia, per esempio, per il vino resinato, per l'Arenzino. Ecco allora che poi lo stesso McGovern nel 93 pubblica dati sulle giare di Alci Firustepe, e a questo punto, sempre negli Zagros in Iran, a questo punto le prime, vediamo, erano 3500 a.C., quindi 5500 anni fa. Le seconde siamo a 7000 anni fa, 5400-5000 a.C. A questo punto abbiamo un'altra ricerca condotta su giare georgiane. Ci sono alcuni errori, scusate. Niente, non le correggo, se no va a finire che perdo un sacco di tempo. Scusate, torno alla... Ho fatto una stupidaggine. Ve la dovete prendere con gli errori, ma io la mia prima tentazione, anche quando sono a lezione, è quella di correggere le slide, e l'ho fatto anche in questo caso. Adesso vorrei capire come si fa a riportarle, Penso perché che ho debba schiacciare la presentazione su in alto. ragione. Aspetta, visualizza, Presenta. No, c'è passato sopra. Beh, visualizza sì, uguale presentazione. che così. Oddio, mi è andata alla prima. Aspetti, perché aspetta un attimo, è qua. Scusate, arrivo subito. Allora, qua. Eccolo qui. Qui c'è sempre, mi capita sempre che mi mette questa fascetta sotto, che è un castigo di Dio. Adesso volevo nascondere. Informazioni, nascondi, controlli, riunione. Ecco qua. Scusate, perché se no mi trovo una banda che mi impedisce di vedere. Allora, giare sono datate in questo caso 7800-8000 anni fa. Sono giare trovate in villaggi, diciamo, georgiani, neolitici, cultura di Kura Araxe. E sostanzialmente la datazione è questa. Io ho fatto parte di quel gruppo di ricercatori, in quanto mi sono trovato a ricostruire, diciamo, il paleoclima. Ecco, questo era il mio compito, quello di cercare di dare contestualizzare dal punto di vista paleoclimatico questo tipo di rinvenimenti. E emerge diciamo, un clima che dopo quella fase fredda, che appunto abbiamo detto sarà avvenuto intorno agli 8200 anni fa, si era fatto più mite e quindi preludeva al grande Optimum post-glaciale, ed era mite ma anche piovoso. Questo ce lo dimostrano alcuni reperti, sia di tipo di diversa natura, che adesso su cui non sto adesso, diciamo, sono le timberline, cioè i limiti della vegetazione arborea sul Caucaso, e alcuni dati invece ritrovati nel lago Van, che sono reperti del lago Van, che sta a 300 km dall'area, che ci danno dati sulle precipitazioni. A questo punto, questa è la ricostruzione paleoclimatica, diciamo, sviluppata sulla base, diciamo, di ovviamente di diversa fonte bibliografica, diciamo così. Ricordo che il punto di svolta vero nel clima di quell'area, che è l'area sostanzialmente di domesticazione, che possiamo vedere, scusate, di produzione dei primi vini, e ipoteticamente anche di prima domesticazione, è un'area compresa tra gli Zagros, scusate, tra i Monti Zagros, che sono qui, e il Gran Caucaso, che è qua. È una sorta di mezzaluna estesa, potremmo chiamarla così, l'abbiamo chiamata così nel nostro lavoro, che prende dentro certo la mezzaluna fertile, ma comprende anche una zona più in là, che comprende, tra l'altro, guarda caso, ha dentro anche il Monte Ararat, che, se vi ricordate, è la zona su cui, secondo la tradizione biblica, sarebbe atterrata, diciamo, l'arca di Noè dopo il grande diluvio. Ecco che allora, tornando a noi, ecco, il punto di svolta vero rispetto a queste viticolture ancestrali è il 4200 avanti, scusate, 4200 anni fa. 2200 avanti Cristo, c'è un'enorme siccità che colpisce l'intero bacino,
compresa la zona della Mesopotamia, tant'è vero che ricrolla l'impero dei oddio, crolla l'impero accadico e a questo punto abbiamo che la viticoltura si sposta verso ovest. Ricordiamo che la domesticazione comporta profondi cambiamenti, la vite diventa dioica monoica e ha una modifica abbastanza potente quelli che sono i semi. E a questo punto abbiamo che proprio sono i semi di solito che vengono diciamo utilizzati per riconoscere il selvatico dal domestico. Vinaccioli, ecco, si chiamano in gergo, giustamente. Scusate. Allora, cosa ci dicono le tracce più evidenti? Che la domesticazione avviene in Medio Oriente tra 8.000 e 6.000 anni fa, e ce lo dimostrano appunto questi vinaccioli. A questo punto, poi questo moto verso ovest, di cui ci parla in qualche modo il viaggio mitico di Baco. Baco arriva praticamente da Cipro e si muove verso la Grecia. Tenete conto che dietro Cipro c'è il Golfo d'Alessandretta, c'è Antiochia, e Antiochia è uno dei punti veramente di commercio che portano dalla zona del Medio Oriente, dalla zona fertile, portano poi materiali verso l'Occidente. E quindi ecco che questo ha un significato per noi abbastanza importante, ovviamente un significato che chiaramente va visto attraverso con gli occhi del mito, quindi ecco, cioè senza forzarlo più di tanto, ecco, però certamente può significare qualcosa. Queste sono le località di cui abbiamo parlato. Ecco, la carta geografica aiuta per capire in che ambito ci stiamo muovendo. È un ambito questo particolare che è molto vicino, vedete, al Pakistan e quindi anche all'India. E quindi vedete, siamo su un Mediterraneo allargato che ci porta a contatti anche con altre civiltà. Guardate, questa è la traiettoria di espansione della viticoltura. È tratta da una, è una mia elaborazione su una carta del professor Forni, altro caro appunto amico con cui collaboro da tanti anni, personaggio di grandissima levatura a livello di storico dell'agricoltura, e questa è sostanzialmente come si legge questa carta. Questi sono gli anni da oggi, bipista fa, quindi domesticazione 6.000-8.000 anni fa, e poi via via le quante in anni di arrivo della vite, quindi arrivo in Italia intorno a 3.000 anni fa, diciamo all'inizio dell'età del ferro, e poi il passaggio a nord delle Alpi, più o meno in età celtica o romana, ecco. E quindi abbiamo questo limite poi che viene superato in un certo momento, in una certa epoca, diciamo, intorno ai 1500 anni fa. Attenzione, però, la viticoltura era praticata anche, questo limite va rivisto, perché la viticoltura è praticata, e questa è una carta vecchia, bisognerebbe rivederla, in effetti, colpa mia. La viticoltura è praticata in Gran Bretagna già in epoca romana, nel III secolo d.C. E adesso vi farò vedere alcune cose. Quindi ecco, deduzioni. Tra 6.000 e 2.000 anni fa il centro di gravità della viticoltura migra dalla zona subcaucasica verso l'Europa e Nord Africa. Tra le cause di tali movimenti è certamente il clima, grande siccità del 4.200 anni fa. Da allora la vite incomincia a confrontarsi con la varietà del clima europeo, con la variabilità del clima europeo estremamente potente, come abbiamo visto in precedenza. E comincia anche a ricrociarsi con i geotipi selvatici preesistenti. Da ciò dipende probabilmente la grande plasticità propria di tale cultura, per cui, per esempio, sono vocate la Champagne, che ha clima oceanico, vocata la viticoltura, la Champagne che ha clima oceanico, clima con CFB di Köppen. F sta per la grande piovosità estiva, massimo piovosamente estivo, 49 gradi nord, e Pantelleria, clima mediterraneo, CSA, quindi clima mediterraneo pieno, 35 gradi nord. Siccità estiva. Dimesticazione del frumento. Per il frumento oggi si tende a parlare di complesso Aegilop, Triticum Aegilops, perché abbiamo che la genetica del frumento ci dice che la maggior parte del patrimonio genetico è legato a una specie aliena che si chiama Aegilops, scusate, alcune specie di altri generi che si chiamano appunto genere Aegilops. Domesticazione intorno a 10.500 anni fa, nella mezzaluna fertile. Forse Anatolia orientale, alte valli del Tigre e dell'Eufrate, e adoperano i Natufiani, popolo di cacciatori e raccoglitori. Vedete che siamo sempre, scusate, torniamo un attimo indietro, siamo qui. Questo è l'Eufrate, questo è il Tigre.
Ecco, in questa zona sarebbe avvenuta la domesticazione del frumento. Quindi siamo sempre, vedete, vite, frumento, poi olivo in questa zona qui. Quindi siamo in una zona veramente molto limitata. I popoli sono sempre quelli che lavorano attorno a questo tipo di nuova, attorno all'agricoltura. Parliamo di natufiani in questo caso, e popolo di cacciatori e raccoglitori che anche per l'abbondanza delle risorse naturali, cereali, leguminose, selvaggina, eccetera, aveva raggiunto un livello di socioculturale molto elevato. E a dimostrarcelo c'è, ci sono almeno tre fatti. 11.000 anni fa viene creato un santuario a Göbekli Tepe, e le cui immagini sono entusiasmanti perché ci mostrano veramente una civiltà che già è una civiltà megalitica, che è in grado di trasportare grandi blocchi creando delle strutture veramente imponenti. E questa civiltà è una civiltà pre-agricola, è una civiltà ancora legata al mondo appunto dei cacciatori e raccoglitori. E lo stesso, appena dopo la nascita dell'agricoltura, sempre i natufiani fondano una città che si chiama Çatalhöyük. In questo caso sono sicuro del Çatal relativamente, perché una persona mi ha fatto osservare una volta in un convegno che non si dice Katal, ma in turco si dice Çatal, quindi io relaterei, però credo di aver centrato la cosa. Çatalhöyük quindi è sui Monti Tauri, un pochino più a ovest rispetto a Göbekli Tepe. E però ecco, è un'altra dimostrazione di come i natufiani fossero, è la prima città del mondo, insieme a Gerico sostanzialmente, è il primo agglomerato urbano di una certa dimensione, che conteneva circa 1.000 abitanti circa, ecco, per intenderci. Quindi ecco, queste sono prove della evoluzione che aveva subito questo gruppo etnico. E a questo punto ci sono poi anche le prove di produzione di birra e di pane, sempre in età pre-agricola. Ecco, 10.500 anni fa siamo nel Trias recente, ultimo evento freddo della glaciazione, di cui abbiamo già dato indicazioni già in precedenza. Il primo pane, questa immagine, tratta da un lavoro di Arras Oteguia e altri del 2018, pubblicato sui Proceedings della National Academy of Science, ci illustra il primo pezzo di tozzo di pane trovato in uno scavo archeologico carbonizzato, e però di 14.000 anni fa. Natufiano, quindi. Questo è il luogo. Il ritrovamento avviene nel sito natufiano di Shubaiqa 1, siamo nel nord-est della Giordania. E il pane prodotto con Triticum beoticum, monococco selvatico, e con radici, comunque tuberi, ecco, il tubero di una cipracea, il Bolboscenus glaucus, che tra l'altro oggi è un infestante delle nostre risaie, quindi i risicoltori, diciamo, se c'è qualcuno tra di voi che si occupa di risicoltura, ne hanno una certa. Infatti un amico risicoltore me l'ha subito segnalato, io non me lo ricordavo, ma effettivamente sta proprio lì. Poi più antiche tracce di produzione di birra. Certo, la produzione del pane comporta il saper maneggiare i lieviti, perché il Saccharomyces, appunto, cerevisiae, il lievito di birra, serve anche per produrre il pane. Poi abbiamo questa traccia di tre mortai, abbiamo questi tre mortai in pietra, sito di sepoltura natufiana presso la grotta di Rakefell, siamo nel Monte Carmelo, insomma. Evidenziano le più antiche tracce di produzione di birra oggi note, e siamo tra i 11.700 anni fa. La birra viene prodotta sfruttando specie selvatiche, triticum, avena, selvatico, ma anche il triticum ovviamente citato in precedenza, quello del pane, avena, pisum sativum, lens orientalis, quindi allora frumento, avena, pisello selvatico, lenticchia, cipero rotundo, quindi una ciperacea, e immagino quindi anche qui come si chiamano? Una volta ho dei buchi, i tuberi, o anche il Elinium candido, in questo caso sono probabilmente bulbi, giglio. Dimostrazione della produzione di birra è ottenuta analizzando i granuli di amido, per verificare che siano stati soggetti a tre processi: maltificazione, purificazione e fermentazione. Sono le tre fasi di produzione della birra.
Ecco, perché sono importanti queste scoperte? Guardate che rivoluzionano il nostro modo di leggere il mondo antico, almeno quel poco che posso dirvi, a me sembra veramente qualcosa di rivoluzionario, perché certo dimostra la presenza di queste tecnologie nel Paleolitico, e poi perché dominare il processo fermentativo significa poterlo poi applicare ad altre specie vegetali, penso alla vite, quindi al vino, ma penso anche ai vini fatti con altre specie vegetali. Guardate che nei reperti paleolitici sono state ritrovate grandi quantità di semi di corniolo. Si pensava che mangiassero corniolo a non finire, ma poi l'idea prevalente è che il corniolo servisse per produrre un paleovino di corniolo. O anche il melo, pensate appunto al sidro, e quindi all'uso del melo per la produzione appunto di vino. E poi gli altri cereali, quindi, ecco, quindi per produzione di bevande, quindi bevande fermentate. Ancora qui leggiamo, diciamo, qualcosa sulla domesticazione del frumento. Triticum beoticum, che è l'antenato selvatico con 14 cromosomi, passa, questo è solo uno schema, Poi magari le Aegilops implicate possono essere altre, però in ogni caso, ecco, grosso modo lo schema può essere questo. Passa Triticum monococcum, il primo frumento coltivato a 14 cromosomi, che subisce un processo di ibridazione con Aegilops speltoides, per ottenere, e poi l'ibridazione è seguita da polipolidizzazione, quindi si passa a 28 cromosomi del Triticum durum, per esempio. E quindi a questo punto Triticum durum, che poi passa per ibridazione con Aegilops squarrosa e poi polipolidizzazione, arriva a 42 cromosomi del grano tenero. Triticum estivo. Ecco. Questa è la, vedete l'aumento di dimensione legato alla polipolidizzazione. Questo aumento di dimensione non è sfuggito alle nostre progenitrici, perché io amo pensare questo, che siano state proprio donne a trovare questi segnali, a coglierle con più evidenza. Progenitrici che erano evidentemente molto attente a questa vegetazione, perché c'era un rapporto con la vegetazione veramente importante. Tra l'altro, alle progenitrici donne si deve probabilmente anche la domesticazione degli animali domestici. Quindi, se qualcuno poi mi fa domande, posso anche spiegare il perché, però sono implicate probabilmente anche in questo, i primi processi di domesticazione degli animali domestici. Ecco, questo processo di gigantismo legato alla poliploidia, che è tipica di molte specie vegetali, e quindi ci porta a questi frumenti a 42 cromosomi. Quando avviene questa cosa si dice tra i 6.000 e i 9.000 anni fa, quindi ad opera di nostri antenati che sapevano niente di genetica, ma avevano necessità di avere la pancia piena, ecco, per intenderci, e quindi non sono andati tanto per il sottile, introitando geni di specie molto abbastanza lontane, ecco, rispetto, sono sempre cereali, certamente, sono sempre graminacee, ecco, però non sono certo tritico. E quindi si parla di complesso Aegilum tritico. Questo è l'ambiente in cui sono avvenuti questi processi, almeno il processo di domesticazione e quindi anche diciamo di raccolta degli antenati selvatici avviene in ambienti di questo genere. Una foresta rada, un ambiente di macchia con sclerofille mediterranee, possono essere per esempio delle querce, e all'interno questi cereali, la cui presenza veniva anche stimolata grazie all'uso del fuoco, che stimola appunto la presenza di queste pirofite ai danni di altre specie che sono più sensibili all'effetto deprimente del fuoco. E qui abbiamo invece la cerealicoltura che si espande verso ovest. Con la cerealicoltura si espande verso ovest anche l'agricoltura, perché la cerealicoltura è veramente il mondo neolitico, si propaga verso ovest, è veramente il tracciante più importante del mondo neolitico. Arriva nelle grandi steppe, nelle steppe dell'Europa orientale, per esempio, con le case appunto neolitiche in cui c'è presenza di animali domestici e di appunto di nostri progenitori e così via. Qui vedete gli anni fa in cui si è registrata la presenza di cereali domestici. E questo vediamo per esempio in questo caso nella Valle del Danubio a 6.345 anni fa. Qui 6.575, 7.000 e così via. Possiamo ipotizzare una radiazione verso ovest al passo di 500 km ogni 1.000 anni, 500 anni, scusate. In questo caso
Il processo si conclude in Irlanda 5.000 anni fa. E qui arriviamo alla fine di tutto questo. La civiltà del pane, cioè pame, scusate per il refuso, e la gioia del raccolto. In questo caso è una bellissima vaso di steatite. Steatite credo che sia un materiale, una pietra, diciamo, facilmente lavorabile, e raffigura una scena di mietitori, diciamo, un corteo di mietitori col sacerdote davanti, e proviene dalla civiltà, diciamo, minoica, e in questo caso 1500 a.C. E vedete la gioia, sprizzano gioia, allegria, cantano. Il canto si coglie ancora adesso. Se avessimo orecchi per sentirlo, li sentiremmo cantare. Sembrano dei cantanti jazz, li vedete bene. E quindi questa cosa è estremamente bella, perché ci dice che la gioia del raccolto ci dà allegria. Ecco, questo è difatti una cosa che ho preso da una citazione pittorica del professor Forni, che nel suo testo dedicato all'origine, diciamo, dell'agricoltura, è pubblicato da Reda, adesso mi sfugge il titolo esatto, però appunto riporta questo bellissimo corteo di mietitori, che è veramente fantastico. Mietitori con una serie di forconi, diciamo, che servono evidentemente da utilizzare per la fase di, diciamo, di raccolta, possiamo dire, di trebbiatura, anche in questo caso. Perché frumento, vino e olio si affermano come commodities? A questo punto, ecco, è la parte, diciamo, finale di questa mia riflessione. Innanzitutto definiamo cosa intendiamo per commodities nel mondo antico come in quello moderno. È una locuzione anglosassone recente che descrive ogni tipo di merce o materia prima, scusate, tangibile e fruibile sul mercato, facilmente immagazzinabile e conservabile nel tempo. Deriva dal francese commodité, che ha significato di ottenibile con facilità. Questo è un dizionario Treccani. E allora, quali sono i prerequisiti per le commodities agricole, che sono quelle tre commodities che abbiamo più volte citato? Ecco, perché un prodotto agricolo, in questo caso frumento, vino e olio, assurga commodities, deve presentare alcuni requisiti, innanzitutto dietetici, quindi risposta a una necessità alimentare rilevante. Il frumento, per esempio, è alla base della sicurezza alimentare da sempre. Quindi, quindi ecco, diventa commodities in quanto a questo. Produttivi, requisiti produttivi, facilità di moltiplicazione per via vegetativa, oppure per seme, per via vegetativa, per via di olivo, per seme per quanto riguarda il frumento, e poi possibilità di produrre grandi quantità e sufficiente stabilità delle produzioni. Quindi facile moltiplicazione dal punto di vista produttivo, grandi quantità prodotte e stabilità produttiva. Redditività per gli attori della filiera. Questo è un gergo un po' poco adatto alla storia, ma è venuto questo. Ecco, gli attori della filiera riescono ad ottenere reddito da queste commodities. Impiego della forza lavoro ben ripartita nel corso dell'anno. Pensate alla raccolta dei cereali, che nel pieno del bacino del Mediterraneo avviene a maggio, a fine aprile o comunque a fine giugno, nelle parti più settentrionali del bacino. E pensate che poi si crea possibilità di lavoro per quanto riguarda la vite, e poi ancora per quanto riguarda la vite, l'olivo, su fasce, diciamo, abbastanza separate, per cui c'è possibilità quindi di sfruttare meglio la forza lavoro nel corso dell'anno. Poi standard di trasformazione ben definite, e che consentono di ottenere prodotti standard ben riconoscibili dal consumatore. Tecniche di vinificazione, pensate, ecco, tanto per fare un esempio, o di vinificazione. La servevolezza, sia come frutti, granella di frumento al 13% di umidità che si conserva per tempi molto prolungati, l'uva essiccata, gli olivi essiccati in salamoia, sia come prodotti finali, penso all'olivo, al vino, all'aceto, al pane e così via. Facilità di stoccaggio in magazzini, giare o quanto volete, o botti o quello che volete, possibilità di realizzare unità produttive standard in grado di gestire produzione, lavorazione, stoccaggio e trasformazione. Io penso alla Villa Romana, per esempio, come entità a base schiavistica, ed in grado di gestire il processo produttivo completo fino ad arrivare alla trasformazione di vite, appunto di olivo, e invece il frumento, invece no, in questo caso veniva gestito, o comunque veniva anche al limite panificato, ma certamente non per i mercati esterni all'azienda. Poi
Poi facilitare il trasporto e commercializzazione. Ecco, su ognuno di questi temi c'è tantissimo da dire. Io ho portato alcuni elementi che poi potremmo anche porre in discussione. Ecco. Ma la triade come base alimentare per diete equilibrate. Ovviamente per una dieta equilibrata occorre un apporto equilibrato. Io non sono un dietologo, prometto, non sono un nutrizionista, però porto alcuni elementi. Apporto equilibrato di lipidi, carboidrati, proteine e vari micronutrienti. In tal senso, pensate al frumento, fonte di carboidrati 85-90% e proteine 10-15%. L'olio, parliamo di farina in questo caso, forse c'è qualche errore nelle percentuali, ma prendetelo come, per quello che è. L'olio è una fonte lipidica ricca di acidi grassi poliinsaturi. Poi c'è il vino, e sul vino si apre una tematica amplissima: fonte di calorie vuote, utile ai fini energetici e non per biosintesi. Ricco di antiossidanti, effetti negativi dell'alcol. Ecco, possiamo dire che su questo, se vi interessasse approfondire, non sono io la persona adatta, ma ci sono i lavori dell'OEV, che è l'Organizzazione Internazionale della Vigna du Vin, che ha creato proprio un comitato apposito che si dedica al pro e al contro del vino e dell'alcol e che su cui ci può trovare tantissima documentazione. Ricordo anche, en passant, che nell'antichità era molto diffuso il consumo di vini annacquati. Io, per esempio, amo molto il vino annacquato perché da piccolo me l'hanno sempre propagato, dato così e a me piace molto. Non ditelo in giro perché mi rovinerei con la mia clientela perché spesso lavoro per viticoltori che producono i vini di alta qualità e quelli non li bevono annacquati, credetemi. Ma quando devo bere vino da pasto, anche per non avere problemi, spesso lo annacquo. E questa è una cosa che, tra l'altro, nel mondo antico era molto praticata, nel mondo greco-romano. Vino conservato come bevanda in quanto indenne da batteri fecali. Pensate al caso dei medici nell'antichità, ma abbiamo i medici anche del Medioevo, del Rinascimento, si erano resi conto che il vino non portava malattie, perché non conteneva, era indenne da batteri. E quindi anche nella prima guerra mondiale i nostri soldati sul Carso, dove c'era pochissima acqua, venivano alimentati a vino. Questo causa tantissimi problemi di cirrosi. E però questo era un modo per proteggerli rispetto, anche perché poi li mandavano poveretti all'assalto dandogli da bere grappa, cordiale o anche altre bevande molto, molto pesanti. Quindi pensate ai fegati di questi nostri progenitori, che non sono così lontani, sono i nostri nonni, per intenderci. Ecco, cose su cui vale la pena riflettere, mi fermo qui su questo. Posso però citare la dieta di un piccolo coltivatore romano, questo anche con un consiglio di leggerlo, questo. Perché c'è un bellissimo testo che tra l'altro ho trovato in rete tradotto, adesso non mi ricordo esattamente il punto in cui l'ho trovato, ma lo potete trovare facilmente in rete già tradotto, è il Moretum. Il Moretum cos'è? È un poemetto in esametri tratto dalla cosiddetta Appendix Vergiliana, perché ha fatto studi classici. L'Appendix Vergiliana è una raccolta di lavori che in antichità venivano attribuiti a Virgilio. E che ultimamente, nei secoli più recenti, grazie agli studi di tipo come filologico, ci si è resi conto che spesso non erano di Virgilio. Ad esempio, l'appendix, nel caso del Moretum, il Moretum ci si rende conto che lo stile è lontano da quello da Virgilio, è più vicino a quello delle Metamorfosi di Ovidio, e quindi che sono state ultimate 27 anni dopo la morte di Virgilio, e quindi si propende per l'idea che il Moretum sia di poco successivo alle Metamorfosi, che sono state ultimate nell'8 d.C. Cos'è il Moretum? È una sorta di pesto, è una pallottola ottenuta lavorando in un mortaio formaggio, olio e altri prodotti, quindi Moretum, forse perché deriva dal fatto che veniva pestato nel mortaio. E quindi formaggio, olio e altri prodotti dell'orto, aglio e erbe aromatiche. Il Moretum è usato come companatico per una focaccia che il nostro agricoltore, che si chiama, aspettate, ha un nome, si chiama, non ce l'ho messo, comunque è Simulo, eccolo qua, Simulo, il nostro agricoltore cuoce sulla brace, dopo aver macinato in una piccola macina domestica, il frumento. E qui a me è venuto tantissimo in mente il fatto che io macino ancora adesso il caffè, allo stesso modo lui si macinava il frumento nella sua macina domestica e poi lo metteva, faceva una focaccia cotta alla brace. Questo è un agricoltore, tra l'altro, interessantissimo perché ha un realismo incredibile sul comportamento di questo agricoltore che si sveglia in questo clima mediterraneo invernale freddo e
la fatica di alzarsi dal suo letto e poi di incominciare una giornata. È veramente di un realismo veramente impressionante e che vi invito veramente a leggere perché ve l'ho già detto 2 o 3 volte, perché ci tengo veramente che voi facciate questo sforzo, perché veramente non è molto lungo. Avevo messo quelle 6 pagine, ma visto che il tempo è poco, poi ho preferito toglierle. L'avrei letto se avessi avuto più tempo. Requisiti produttivi. Quali sono i requisiti a cui rispondono il frumento, la vite e l'olivo? Ecco. Nell'antichità si realizzavano produzioni stimabili intorno ai 5-10 quintali per ettaro, con una tecnica produttiva relativamente omogenea nel bacino del Mediterraneo. Quantità di semi per ettaro molto basse, le stime ci dicono 20-30 quintali di semi per ettaro, chilogrammi di semi per ettaro, scusate. Io cito 2 fonti, poi c'erano fonti molto più recenti, possiamo discuterne, però è chiaro che cito fonti abbastanza antiche. Il manuale del viticoltore sumerico, che parla di 20 kg per ettaro, è una fonte del secondo millennio avanti Cristo. Poi Oliva nel 1928, che dà dati analoghi per la coltivazione del frumento in Siria. Oliva, Alberto Oliva, appunto agronomo, e scrive questa, c'ho qui il libro davanti a me, si chiama, qui di fianco, La politica granaria di Roma Antica. Anche questo libro è assolutamente da leggere se avete passione per questo tipo di scienze. Poi aratura con aratro decisore, che è un aratro. Vi ricordo che incide solamente senza rivoltare e quindi preserva l'acqua, per esempio, e che richiede spesso la bruciatura delle stoppie per poter poi operare. E le erpicature, che servono anche per interrare il seme, e semi da spaglio, ripristino della fertilità affidato al maggese o a rotazioni con leguminosa da granella. Non è vero che nell'antichità non ci fossero le rotazioni, non erano sistematiche, ma è ben presente agli autori antichi, non so, tanto per non far nome Virgilio, che l'alternanza delle culture favorisce la fertilità, il ripristino della fertilità. La vite, la stabilità produttiva è garantita da impianti di lunga durata. Sono impianti che ad esempio in epoca romana vengono molto standardizzati. Adesso vedremo poi in seguito qualche esempio. Il rischio climatico sussiste, anche perché si tratta in molti casi di una viticoltura di pianura, almeno molti ritrovamenti, ad esempio in Francia, in Inghilterra, ma anche da noi in Veneto, per esempio, ci portano a pensare a una viticoltura, ci portano a viticoltura di pianura, quindi esposta agli allagamenti, per esempio alle gelate. Ad esempio, l'editto di Probo del 280 d.C., Probo un imperatore che per primo, dopo Domiziano, che aveva bloccato la coltura della vite a nord delle Alpi, riducendola alla sola Italia, estende Probo la coltura, anche permette di coltivare la vite anche ai Galli, agli spagnoli e ai britannici. Il che è sintomatico anche della presenza della vite in Britannia, in Inghilterra. E questo, ecco, allora, Probo è spinto all'editto, pare, anche dal fatto che ci furono in quegli anni grandi allagamenti nei vigneti della pianura veneta che allora rifornivano di vino le legioni, zona di Padova per intenderci, di Treviso, erano zone che fornivano le legioni di vino e le legioni restarono senza vino, che per i legionari era una cosa molto pesante, gravosa. Olivo, c'è il problema dell'alternanza, ovviamente, che è una cosa quella abbastanza insolubile, e questa si lega poi alla necessità di scorte, perché sapete bene che l'alternanza, almeno quel che mi risulta, è legata, viene indotta da cause meteorologiche, che sono gelate, siccità o altri eventi critici, che poi mettono in fase sul fatto che in un'annata si produca e nell'altra annata no, una serie di territori anche ampi. Redditività. Sugli aspetti economici. È interessante analizzare quello che dicono i georgici latini, perché i georgici latini avevano una fissa, quella di scrivere sempre quella che era per loro la graduatoria delle colture più convenienti. Cracco Ruggini, per esempio, pagina 176 del suo trattato, tratta molto bene questi 176 sequenti, tratta molto bene questi argomenti. Allora ecco che per quanto riguarda la redditività, noi vediamo che Catone, nel suo trattato d'agricoltura, ci dice che per quanto riguarda le proprietà agricole da 100 iugeri, che sono poi 25 ettari, quindi ci de delimita anche la dimensione aziendale in questo caso. Ovviamente non ci parla della lontananza dei mercati, che può fare la differenza, ma ci dice quali sono per lui le colture più importanti. Vinea è la prima. Se il vino è buono, è in grande quantità. Secondo luogo,
troviamo l'orto irriguo. Il terzo salictum, che dovrebbe essere il saliceto. Però in questo caso io non saprei come definirlo, potrebbe essere forse per legare la vite, per esempio, ecco, non ho altri elementi di spiegazione, significa saliceto questo. Quarto l'oletum, cioè l'olivo. Poi il prato, poi il campo di frumento, poi la selva cedua, e poi come ottavo l'arbustum. E arbustum, ecco, a questo punto, e nono la glandaria silva, quindi come si chiama, la selva che produce ghiande per i maiali, in sostanza. A questo punto devo dirvi una cosa, nel latino classico i termini arbustum sa per vite maritata, quella che facevano tipicamente i galli. A Milano, per esempio, si faceva tipicamente la vita maritata, per esempio, all'oppio, populus in latino, oppure come si dice, quindi è un piccolo acero, se l'oppio, oppure l'acero campestre, oppure anche all'olmo, oppure vinea. L'altra cosa era la vinea, che è vite Supari, quella tipicamente greca, ma anche che dominava anche in epoca romana. Ecco, alcuni autori però hanno espresso dubbi sul fatto che per Catone i termini avessero questo significato. E qui attenzione a questo tipo di interpretazione, che è la prima che io vi do, su cui bisognerebbe ragionare un pochino. Bracconi, vedo la fonte bibliografica per chi volesse approfondire. Ancora, aspetti economici. Varrone e Cicerone scrivono che la vite è l'investimento di capitale poco sicuro, e che sarebbe frutto della crisi di sovrapproduzione che colpisce la viticoltura ai loro tempi, cioè si produceva troppo vino rispetto a quello che era la richiesta del mercato. Columella scrive che molti dei suoi tempi preferiscono un pascolo, una selva cedua, un vigneto. Tuttavia lui si sente di consigliare la vigna perché, nonostante le forti forte spese di impianto, è molto più redditizia. Ecco, quindi c'è un giudizio divergente. Columella, tra l'altro, è molto astuto, molto profondo nel dire quali sono le tecniche. E quindi ecco che lui lavora su vigne che siano gestite in modo molto razionale. I prezzi, a questo punto la Ruggini ci dà un quadro molto ampio e interessante sui prezzi a quell'epoca, del frumento, del vino comune. Interessante, vi segnalo, i prezzi grosso modo stazionari per il frumento dal primo al settimo secolo d.C. Capite che questo significa che il discorso sui secoli bui, in cui il tutto era andato alla distruzione, non c'era più attenzione, va visto con grano salis. Cioè, ad esempio, noi abbiamo Cassiodoro il Grande, che sotto Teodorico fu il ministro come si diceva, era il prefetto del pretorio. Quindi si occupava della sicurezza alimentare, gestiva le scorte, l'annona. Non arriveremo forse a parlarne, però i romani avevano questi horrea, che erano dei grandi magazzini in cui stoccavano i cibi, in primis il frumento, poi altri. A questo punto lui, il Cassiodoro il Grande, ha l'incarico di gestire l'annona, e cerca, lo vediamo dalle sue varie, che sono i suoi scritti, in cui lui descrive come gestisce questo tipo di attività. Cerca di mantenere lo stesso tipo d'approccio che si usava in epoca imperiale, e quindi di garantire sicurezza alimentare. Cioè, ci fu uno sforzo considerevole, nonostante tutto quello che successe. Certamente non era comune trovarsi con invasioni di varia natura, però ci fu uno sforzo considerevole degli uomini del loro tempo per stabilizzare, e i prezzi stabili sono interessanti. Ecco, di questo parla la Ruggini, questo suo testo. Vino comune subisce diverse crisi di sovrapproduzione. La carne porcina aumentano i prezzi nel IV secolo e scendono poi nel V, VI, arriva dal meridione soprattutto. I terreni hanno un calo dei prezzi del Basso Impero, per tante ragioni che qui adesso non starò ad indagare. Ricordo solo che Sant'Ambrogio, nei suoi scritti, nelle sue omelie, condanna le prepotenze e gli abusi dei possessori, cioè dei grandi proprietari, i danni dei piccoli e medi proprietari, perché cedono loro le terre. C'è una concentrazione delle proprietà che viene spinta attraverso la violenza. E poi l'altra cosa che fa Sant'Ambrogio è condannare la tendenza dei proprietari terrieri a coltivare la vite, anziché il frumento. Cioè dice, i proprietari terrieri tendono a coltivare la vite perché è più redditizia, anziché il frumento, mentre il popolo vuole pane. E questa è la sua lamentela. Standard di trasformazione ben definiti. Qui abbiamo esempi nei panifici industriali che sorgono in epoca romana, o anche
nei mulini a clessidra che sono presenti, ad esempio, a Pompei, o ancora nel mulino ad acqua di Barpegal, fatto in tanti elementi. Ci sono in serie una serie di 16 mulini ad acqua, praticamente, con a ruote, il classico mulino ad acqua, e che viene messo su una pendice, con l'acqua che viene portata con un canale artificiale per discendere poi all'interno dei mulini. Trasporto e commercio. Qui si apre un argomento molto importante, molto rilevante. Io non entrerò molto a fondo su questo argomento, lo lascerò alla vostra attenzione nelle slide che poi lascerò a disposizione degli organizzatori. E tenendo conto che poi anche come museo cercheremo di mettere a disposizione anche la mia presentazione, come si dice, il filmato, diciamo, della presentazione. Ricordo che il commercio è stato per millenni alleato nell'innovazione dell'agricoltura, che consente di diffondere a livello mondiale prodotti, nuove specie varietà e nuove tecniche culturali. Un esempio per tutti: nel 2014 un gruppo di archeologi ritrova lavora su suoli sprofondati, diciamo, nel mare, caduti quindi per processo erosivo, riportati in mare, caduti in mare, di fronte all'isola di Wight, che sta, diciamo, vicino alla costa inglese, e ritrova tracce di DNA del genere Triticum in questo terreno. I campioni di terreno sono datati 8.000 anni fa. Peccato che il frumento in quella zona del mondo inizia a essere coltivato 6.000 anni fa. Come ci è arrivato questo frumento 8.000 anni fa, lì, 2.000 anni prima della prima coltivazione? L'ipotesi più probabile è commercio. Questo è un lavoro pubblicato, vedete qui c'è il riferimento bibliografico su Science. Ecco, l'altro esempio molto bello è questa predella, scusate, della Pala di Perugia con storia di San Nicola del Beato Angelico. Questa predella, che la vedete qui, ci narra anche qui una vicenda legata al commercio, molto interessante, che poi che vi lascio alla vostra attenzione. E poi ecco il commercio romano. I romani avevano già inventato degli standard. Diciamo scusate, standard di certificazione per la merce trasportata. Questa piccola anfora contiene un campione di frumento, conteneva, e sulla spalla dell'anfora è indicata questa scritta, campione dei 15.200 modi. Un modio è grosso modo sono 7 kg, cioè, di grano trasportato sulla nostra navicella da carico di proprietà di Publio Pompilio Saturo, con licenza della Vittoria. Insieme alla Vittoria, scusate, sotto la protezione di Giove di Giunone, comandante della nave Marco D'Artidio Vitale, originario di Clupea. Sul ventre è indicato il compenso spettante al trasportatore. Cioè, sostanzialmente, questo è un certificato antifrode, perché se voi sostituite il carico, qualcuno fa il furbo, prende un frumento di qualità inferiore e lo sostituisce, è chiaro che a questo punto questo protegge dalla frode. Le anfore sono diffuse in tutto il mondo conosciuto. Guardate per esempio le anfore trovate tra il terzo e il primo secolo in greco-romane, in ambito celtico, anfore greco-romano trovate in ambito celtico, su tutti quei pallini lì. Guardate il Reno, tra l'altro, come fa da separatore tra la zona a influsso romano più forte e quella invece popolata da altre popolazioni. Navi onerarie, le caudicarie che trasportano il frumento arrivato al porto di Ostia verso Roma. E qui abbiamo altre iconografie che dimostrano il discorso e ampliano il discorso. Io mi fermerei qui, se non per segnalare il fatto che, scusate per questo tipo di argomento, se non per segnalare il fatto che a Roma c'è una testimonianza dell'uso di quella che era la forma normalizzata di trasporto, lo standard di trasporto dell'antichità, che è l'anfora. Eccolo qua, questa che è una foto degli anni 30, che ci mostra questa struttura che è ancora presente oggi, che si chiama il Monte Testaccio. È una collina artificiale fatta con le anfore che venivano dalla Betica, quindi dalla Spagna, e che erano anfore olearie, quindi il commercio di olio. Le anfore, una volta svuotate, venivano. Quelle rotte, probabilmente anche alcune di quelle sane, magari, venivano buttate in questa e si è creata col tempo questa enorme, questa grande accumulo, diciamo, che ha dato origine alla collina. E ecco, a questo punto, unità produttive standard, la villa rustica. Su questo non mi sono fermo perché richiamo solamente la villa rustica di Bosco Reale, che è, diciamo, nelle vicinanze di Napoli.
e che appunto ci mostra appunto la presenza di strutture produttive di conservazione legate alla gestione di, delle tre grandi che sono le commodities, quindi vino, vedete qui le anfore di vinificazione, le grandi, no, sì, sono delle grandi giare, diciamo, di fermentazione, e poi, vedete, e poi abbiamo appunto l'olivo con le zone, diciamo, le presse o le aree, che sono la 10, questa qua, e poi la zona, diciamo, per il trattamento del frumento per la trebbiatura. E poi abbiamo sistemi di impianti in epoca romana che sono molto standardizzati. La viticoltura intensiva è praticata a Wollaston, per esempio, in Gran Bretagna. Scusate, questo è Wollaston, si trova in Inghilterra sudorientale, oppure in Francia, a Gevrey-Chambertin. Qui siamo in Borgogna, nella Côte d'Or, è tutta impostata con vigneti basati sul scasso fosso, diciamo, fatto manualmente, e poi con sistemi di allevamento che si ipotizzano essere come si dice, a pergola, in questo caso l'ipotesi fatta dagli archeologi francesi, che tra l'altro ritroviamo, pergola che ritroviamo in questo mosaico di Cesarea, Algeria, conservato al Museo di Cherchell, che è l'attuale nome di Cesarea, quindi, che è una località romana, quindi di epoca romana. E qui vedete il vigneto allevato appunto con pergola, e qui vedete l'oliveto anche con la semina di cereali all'interno, cereali o leguminose. E qui la lavorazione del terreno affidata all'aratro di scissore. Vedete anche l'olivo, la potatura, ecco, effettuata dall'olivo, si coglie anche nel mosaico anche questo. Questi sono di grande interesse perché ci consentono di attualizzare e di alcuni ritrovamenti archeologici. Ancora da dire qualcosa sulla triade, c'è per i rituali religiosi e sociali, e qui siamo veramente alla fine, perché parliamo del pantheon delle divinità greco-romane, e qui abbiamo Atena, Minerva, Demetra Cerere, quindi Atena Minerva per quanto riguarda l'olivo, ne abbiamo già parlato, Demetra Cerere e Persefone Proserpina per quanto riguarda Dioniso e Bacco. Qui vediamo Persefone, quindi che sarebbe Proserpina, con Dioniso, con gli attributi relativi, ecco, quindi la spiga di grano piuttosto che il tralcio della vite e la coppa. Ecco, questo viene da un tempio di Persefone, appunto, di Locri, conservato al Museo archeologico di Reggio Calabria, è una Pinakes. E qui abbiamo invece la viticoltura e il simposio, che è veramente una cosa molto importante sul piano culturale, di cui ancora si conservano tracce in località magari inaspettate, come ad esempio la Georgia, al di là del Mar Nero. E questo simposio, che è di epoca greco-romana, scusate, greca soprattutto, ma anche praticata dagli etruschi, il simposio, diciamo, consiste nel consumo di vino misto ad acqua e accompagnato da alimenti vari, formaggi e altro, che avveniva all'interno appunto di questo rito, che veniva officiato da un simposiarca che era appositamente re, un rituale apposito. Ecco, queste sono le immagini di simposio. E poi la tridente del cristianesimo. Ricordo che nel Vangelo c'è grande realismo, quando si parla di cerealicoltura, di zootecnia ovicaprina, di pesca, la parabola dei vignaioli malvagi, per esempio, la parabola del seminatore. La dieta praticata da Gesù dai suoi discepoli, che prevede pesce arrostito, carne e pane, l'olio presente nei tre sacramenti, battesimo, cresima, unzione degli infermi, il pane e il vino presenti nell'Eucaristia. Si tratta di simboli che parlano a tutti, in quanto si tratta proprio di commodities. Ecco, allora la commodities che diventa simbolo, che proprio perché commodities parla a tutti. Il frumento all'epoca di Gesù Cristo era coltivato dall'Irlanda al Giappone. Quindi immaginate cosa c'è di più, come si dice, ecumenico, perché copre l'intero ecumene, appunto, del pane, che quindi diventa simbolo nell'Eucaristia. E poi i confini culturali, e forse con questo direi che poi un'altra scheda di conclusione. Io ricordo l'esempio da Plutarco. Plutarco, nelle Vite Parallele, è un aneddoto che è noto, penso a molti di voi, narra l'aneddoto di Giulio Cesare, che con i suoi luogotenenti va in visita a Valerio Leone, che era un alleato gallo. Gli alleati galli, celti, scusate, la stessa cosa, gli alleati celti
i romani conservano le proprietà, erano la classe dominante celtica, si allea con i romani e mantiene le proprie proprietà terriere. A questo punto Giulio Cesare va da questo alleato a cena e l'alleato gli offre tra le varie cose degli asparagi condite con grassi animali. Possiamo ipotizzare strutto, burro. Dallo scritto non si capisce per la verità. In ogni caso, i suoi logotenenti di Cesare fanno tante smorfie e rifiutano di mangiare il cibo offerto loro. E a questo punto Cesare se la prende con loro e dice che quando sei ospite di qualcuno puoi dire che non mangi, puoi fare, eviti di mangiare qualcosa, ma non devi essere, questa è una regola di educazione, che insomma, minima, che si dà anche ai propri bambini, no? Di solito non bisogna, quando si va da ospiti, rifiutare il cibo dicendo che è una cosa di cattiva qualità o comunque immangiabile o cose del genere, non si usa. E Cesare dà questo esempio. Questo però ci dimostra, è l'esempio che ci parla di un confine culturale. Il confine culturale tra la civiltà dell'Odio d'Oliva, che arrivava più o meno all'Appennino tosco-emiliano, e la civiltà invece dello strutto del burro. Non so, i valtellinesi l'olio d'oliva lo usavano, lo coltivavano probabilmente anche nel Medioevo, per esempio, e lo usavano come olio lampante di solito, perché per loro il non plus ultra per condire l'insalata era lo strutto, era il burro. Perché è molto più saporito, vero? Pensate, provate a io ho mia moglie che è una cultura più meridionale, quindi di solito cucina tutto con l'olio d'oliva, però io quando devo mangiare qualcosa col burro, cioè, per me è più gradevole con la carne cucinata col burro, però questa è una cosa che passa col tempo. Diciamo. Ecco, quindi tra l'altro i Celti non bevono vino annacquato, per esempio, non bevevano il vinum, ma il vino schietto, merum. Ecco, e quindi a questo punto sono reputati dai romani barbari. È uno dei tanti motivi per cui erano considerati barbari, perché il vino schietto porta alla sfrenatezza, che è contraria allo senso di equilibrio cui i romani e i greci aspiravano. Qui arrivo alle conclusioni. La triade, che aprono tante altre storie e possibilità di indagine. La triade ha retto con successo all'impatto delle nuove culture introdotte a partire dal Medioevo. Sorgo, riso, culture americane, eccetera, tata al mais e così via. Il che dimostra le grandi doti di sostenibilità di questa triade. La triade ha retto nel tempo anche perché ha subito profondi processi di innovazione. È stata informatizzata a taglia bassa nel Novecento, le vite su piede americano e così via. La triade è ancora oggi un elemento unificante del mondo mediterraneo. Pensiamo all'esempio delle primavere arabe e di come il rincaro dei prezzi dei cereali, del frumento, e quindi del pane, prodotto con grano duro in genere, di solito, in quelle zone, abbia portato a rivolte. Questo, tra l'altro, ci dovrebbe ammaestrare sull'idea che esiste un profondo significato in questa triade anche in termini prospettici. Cioè, è un'idea che ho io, che da tempo coltivo, cercare di portare i popoli mediterranei a una unità culturale basata su questa triade. Che poi significa anche un'entità che può portare anche allo sviluppo. Cioè cercare di essere un pochino più aperti verso l'idea che anche l'olio prodotto in Marocco possa avere un valore. Non solo che l'olio pugliese è buono, o quello toscano che è meglio ancora, e poi quello bresciano che è ancora meglio e così via. Cioè questo è creare una visione un pochino più ampia, che non è tanto, credetemi, non è uno svilire i nostri prodotti, ma un cercare di portare sulla qualità anche degli altri e provare a fare un ragionamenti in termini di bacino. E secondo me potrebbe avere grandi prospettive anche in termini di sviluppo, perché noi abbiamo dei doveri anche culturali, anche perché siamo figli di civiltà che lavoravano su entrambe le sponde. Pensate a Cirene, di cui abbiamo parlato poco prima, che lavorava sulla sponda sud, era una colonia greca, o Cartagine anche, e sono la nostra cultura questa. Con questo, ecco, vi ringrazio spero di non avervi annoiato, perché questo è un rischio che si ha e che cioè io percepisco molto fortemente sempre, e questa è una cosa, vi ringrazio comunque per l'attenzione e cercate di sviluppare meglio le cose che ho cercato in modo balbettante di dirvi, ecco, perché si può fare molto di più, ecco, su questo.
Grazie a tutti. Sicuramente, grazie a lei, sicuramente non ho annoiato perché ho ricevuto messaggi di complimenti, volevano tante persone le sue slide perché forse le trovano interessanti. Già buono questo. No, 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 davvero. E poi è vero che il numero non era elevato come quelli che abbiamo avuto nel passato, però comunque è rimasto costante sempre 55-56 persone, anzi sono aumentate. Quindi devo dire che comunque l'interesse c'è stato ed è stato vivo. La ringrazio molto perché ha parlato per 2 ore di cose veramente interessanti senza interruzione, quindi sarà anche stanco, immagino. Un pochino, sì. Immagino. Sono No, robusto comunque. perché faccio quelle, ho l'orologio delle ore di agronomia, quindi non c'è grande problema. No, vabbè, comunque, insomma, ha tenuto l'attenzione per tutte queste ore e poi, insomma, ha messo anche in risalto tante cose e soprattutto. È bello, è affascinante anche quello che ha immaginato lei, insomma, queste progenitrici che si mettono a vedere, a osservare, quindi come sono cambiate poi anche le culture nel tempo. Un po' questo ci dà anche un po' di responsabilità anche a noi agronomi che dobbiamo osservare, guardare e mi Certo. immagino magari un webinar ipotetico fra qualche migliaio di anni che studieranno le nostre culture, come eravamo, le nostre società. Tra l'altro sarebbe anche interessante poi fare un webinar proprio magari per capire effettivamente com'è nata l'agricoltura, capire forse anche i primi passi, i propri primi passi. E No, su perché? questo magari possiamo chiamare altri esperti, perché non è, cioè, bisogna essere anche un pochino più dialettici, dobbiamo trovare. Su questo potremmo coinvolgere altri, dai. Sarebbe Sì. interessante anche perché proprio capire da dove è nato tutto, no? Da uomo cacciatore e poi si ferma a diventare Sì. agricoltore. La cosa che ho osservato e che mi ha lasciato un po' perplesso sono 2 cose. Una, vabbè, mi permette la battuta che beve l'acqua, il vino annacquato, insomma, che mi permette la battuta. Lo so, Io questo sarei un barbaro perché mi piace venire un bello schietto. certo. E poi l'altra cosa, ora a parte la battuta, me la permetta, vista l'ora, è il discorso del salice, che lei, che è diciamo la quarta cultura più coltivata secondo quell'elenco, ancora prima dell'olivo. Insomma, non so se è solo da considerarsi per l'utilità del legare le viti, perché poi insomma un salice ne fa parecchie rameti, quindi forse si può avere anche utilità dal punto di vista medico, antinfiammatorio, non so se è un'idea di questo tipo, magari anche altri usi, perché insomma è più importante dell'olivo e l'olivo l'ha dimostrato lei, insomma, commodities, una cultura abbastanza importante, insomma, però vabbè, questa è una mia osservazione. Mi faceva notare un collega, il dottor Pinelli, insomma, che diceva che praticamente i romani utilizzavano anche un altro prodotto che chiamava gran, che è una specie di pasta d'acciughe fermentata, insomma, Ah, come alimento. sì, grano, sì, certo. E Ci sono questo altri, era. ecco, allora mi segno le cose da, aspetta, me l'ha detto un paio che erano il vino annacquato, ecco, come prima cosa, che il vinum, e poi Sì, vino. l'altra era l'altra cosa che era il salice, Sì, salice, insomma, che esatto, pane che ritenevo, restituisce, insomma. poi l'altro è il garum, sì. C'erano altre domande Garum, anche. garum, sì, che ho detto garum. No, ora sono queste che, Ecco, sì, allora, ora Pinelli continua a far scrivere cose, che lo invito, se vuole, a parlare direttamente, sì, perché mi difatti, sembra no, ci che. mancherebbe. Ecco, la dottoressa Rizzi dice col salice si producevano ceste, magari poteva avere anche quella funzione Anche, lì. sì. Ecco, ora comunque per chi vuole intervenire è ben accetto, insomma, perché comunque sono argomenti molto interessanti che purtroppo non, almeno io parlo di me personalmente, non ho studiato, non ho approfondito e quindi sono sempre delle cose che mi aprono e mi affascinano queste cose qua. Posso dire qualcosa io intanto su queste Certo, cose che sono emerse? certo, No, certo. innanzitutto, partendo dall'ultima cosa che ha detto, la Toscana ha un'eredità culturale, l'abbiamo vista la volta scorsa parlando di alcuni agronomi importanti toscani, secondo me fondamentale. Quindi, secondo me, dobbiamo assolutamente perorare l'idea che la storia dell'agricoltura rientri nella nostra università e sia insegnata in modo che tenga conto anche degli aspetti agronomici, perché attenzione. Non, cioè perché la storia dell'agricoltura deve essere insegnata da qualcuno che sa d'agronomia? Perché se arriva lo storico specialista del Medioevo, va solo il Medioevo, questa è la questione. Noi invece abbiamo una visione più ampia e quindi ci vuole qualcosa che sia, ma senza nulla togliere agli storici, sono molto più bravi di noi, capite? Cioè non è il mio, non è una critica agli storici, loro fanno bene.
perché giustamente loro si specializzano e dicono: io sono un medioevalista e inizio nel 476 e finisco nel 1492. Io non mi occupo di storia moderna, però chiaramente il nostro processo è molto più lungo. Quindi ecco, bisogna cercare però di riportare la storia dell'agricoltura all'interno dell'università e cercare di portare questi discorsi, perché noi abbiamo bisogno di valorizzare il nostro patrimonio culturale, che è un patrimonio anche storico. Questo, chiudo qui con questo tipo di pistolotto, basta, moraleggiante, finisco qui. Poi sul vinum, intendiamoci, il mio non era una perorazione. Attenzione, io amo il vino come dissetante, e allora a questo punto il vino con acqua, e ve lo dico, lo facevano anche i miei antenati, fino al mio bisnonno, che andando in campagna portavano vino e acqua, non portavano il vino da solo. Questo come dissertante. Se devo bere vino di qualità, bevo il vino vino, non è quello. Il Sì, ma vino una nero è battuta vino me la nero, prendo. quindi non è una, e credetemi, non è questo il dire dovete annacquare, perché non è questo il modo. Noi siamo in una civiltà che apprezza il vino, come merum. Ecco, siamo barbari, ha detto lei. Ecco, forse. No, scherzo, Sì, è una abbiamo una cultura battuta, enologica e non battuta. voglio assolutamente entrare in queste polemiche, però ve l'ho detto perché ho fatto una confessione, perché mi spiaceva dover dire, ma come, cioè, vi dico anche questo. L'altra cosa, sul salice, a me è venuto anche il dubbio che sia un errore di traduzione, oppure un errore mio nell'interpretazione, perché però ho visto anche le traduzioni di altri e di solito dicono salice. Io non so cosa dire a questo punto. Certo, le ceste possono avere un significato, è vero. C'era tutta una produzione abbastanza massiccia, perché le ceste erano veramente molto. Quanto è rimasto delle ceste? Niente. Quanto ci è rimasto a livello di, probabilmente di reperti archeologici? Penso molto poco, però certamente avevano un grande valore, penso, nel mondo antico. L'altra cosa, sì, quella dell'uso medicinale, ma è talmente piccolo, sì, l'acido salicilico, è vero, però mi sembra una cosa piccola. Sì, piccolino. Potrebbe essere anche un errore di traduzione, semplicemente non lo escludo. O anche di, sapete che questi testi antichi hanno subito un processo Traduzione di traduzione. e Prima trascrizione. ancora, trascrizioni prima ancora, esatto. L'altra cosa sul garum, il garum certo è questa salsa, diciamo, scusate, questa salsa sì, era fatta con pesce fermentato, che non supererebbe certamente i requisiti di sicurezza alimentare attuali, ve lo dico subito. Questo, non ho molte altre idee, però questo ci dice, tra l'altro, ecco una cosa su cui non ho parlato, riguardo al Mediterraneo, c'era molto sul discorso di dieta mediterranea, ecco, certo, ci sono. La dieta mediterranea è fatta della triade, è fatta di tante altre verdura, frutta, eccetera, è fatta anche di pesce, è fatta anche di formaggi, di carne suina e carne ovina. Quindi ecco, è una dieta ampia. Tra l'altro il pesce non arrivava dappertutto, il mare era lontanissimo per certe popolazioni che vivevano magari vedendo il mare, ma non potevano arrivarci. E quindi a questo punto succedeva che arrivava magari il pesce salato oppure il garum. Mi chiede il collega Luca Grande, che tra l'altro lo saluto perché è un amico insomma, di vecchia data, mi chiede se conosce, se sa qualcosa sul contenuto in glutine nella storia del frumento. Sui contenuti in glutine, diciamo, sulla storia remota no. Ho contenuto in glutine sulla storia recente. Posso dirvi che sono aumentati anche in maniera considerevole. O almeno la qualità del glutine è aumentata in modo considerevole. Ecco, quello lo posso dire, perché abbiamo testimonianze dal primo del Novecento, le varietà del primo del Novecento e quella attuale. Sul resto no. No, perché non ho trovato mai nemmeno referenze di questo tipo. È una ricerca bibliografica che invito a fare, certamente, perché effettivamente il Sarebbe collega interessante anche perché tutta questa polemica sul glutine, insomma, sugli acidi archeia, quindi potrebbe essere anche interessante capire come è modificato il contenuto e la qualità del glutine nel tempo. Ecco, su questo dobbiamo intenderci però che il glutine è glutine, quindi che abbia gliadina e glutenina e che provochi la celiachia, questo vale anche per i frumenti selvatici, eh. Certo. Non è che scappi molto da questo tipo di logica qui, quindi non è che andavo a cercare frumenti ancestrali, credo, almeno per quello che ho potuto sentire fino adesso, non si risolve il problema. Ecco. Certo, c'è l'approccio genetico su cui stanno lavorando molti colleghi, è complesso perché credo che sia poligenica come sia un carattere, diciamo, che cioè è complesso da modificare, complesso fino ai limiti dell'impossibilità, però stanno lavorandoci, ecco, quindi speriamo bene. Grazie.
Io altre domande non ne vedo, insomma. Dico a tutti, a chi l'ho già scritto sulla chat, che manderò, invierò le mail a chi me le chiede, insomma, perché magari non tutti può interessare, anche se secondo me sono interessantissime, però non voglio magari mandare mail che non sono desiderate. A chi me lo chiede, gliele invio alla mail che ho Scusi, inviato. le slide, vero? Sì, le slide, Giusto? Ah, ecco, sì, no. le slide. Sì. Le invierò a chi me le chiede e dopo che le ho ricevute dal professore, che magari ho visto che ci teneva magari a cambiare Sì. alcune rifusi che ha scritto, insomma, magari ha visto che voleva correggerle, se le vuoi mandare magari corrette nei prossimi giorni, io poi le invio. Voi non fate altro che inviarmi una mail a formazione@agronomipisa.it, che poi è la mail che la maggior parte di voi hanno ricevuto stamattina per ricordarvi dell'evento, e io poi invierò il materiale a chi me lo chiede. Per i crediti, ripeto, a tutti, ci penserà l'Ordine di Pisa con i tempi che abbiamo, quindi non preoccupatevi, comunque siete stati schedati dal primo momento che siete entrati fino a quando siete usciti e quindi a tutti coloro che hanno partecipato vi verranno dati i crediti che erano visti nella locandina. Io a questo punto, Scusi, professore, ho un'ultima cosa da dica. chiedere, la cortesia, perché sennò Certo. qualcuno non riesco a raggiungerlo. Quando avremmo messo sul sito del museo come si chiama? Il filmato, diciamo, La con la registrazione, sì, perché avviso presentazione. tutti che tra l'altro nessuno ha parlato, quindi nessuno si vede, quindi non c'è problemi di privacy. Il professor Esatto. Mariani ha chiesto la possibilità di poter pubblicare il video integrale sul sito del museo, che quindi noi come ordine l'abbiamo già permesso una volta, faremo anche questo, e quindi si troveranno tutte le immagini sul sito del museo. Scusi se l'ho interrotta, diceva. No, No, prego, a no, questo finito, punto, finito. scusi se ho interrotto lei, quindi No, 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 deve no, no. concludere. Finito, io ho finito, è finito questo. Dicevo appunto che avvisavo che verrà messo il video sul sito del Musa anche. Benissimo, ecco. Io a questo punto ringrazio tutti e auguro tante buone cose, insomma, in bocca al lupo, ecco, di cuore a tutti. Viva il lupo, come si dice adesso. Grazie. Ringrazio veramente a tutti e probabilmente, ripeto, c'è stato un nuovo consiglio, i prossimi webinar, non so se ci sarò io a tenerli, insomma, fa da moderatore, oppure ci si rivedrà ancora per chi eventualmente non trovasse un sostituto nei brevi tempi, tempi brevi, anzi. Professore, la ringrazio e poi, se mi permette, la contatto per vedere se si riescono a fare anche altri eventi, sempre se lei è D'accordo, interessato, insomma, visto la sua passione e il nostro interesse. va bene, Un grazie saluto a davvero, tutti le buone cose. e buona serata. Arrivederci. Arrivederci.